Sentiamolo. Fai la sigla intanto. Oh zio. Fatemi preparare. Molto male, sorcione. Io non so nulla perché non è che mi sono spoilerato molto. So solo che di carte di Yoda ce n'è una sola. Quindi possiamo fare la scommessa. No, quello. Troverò unico. La carta di Yoda? Sì o no? Tra l'altro, Asmodee sono quelli di Dixit. Adesso mi è chiaro. Okay. Sì, Asmodee credo faccia giochi in scatola. Sì, ne fa un botto. Sì, ne fa tantissimi. Ha fatto anche roba di Harry Potter. Della e Marvel. Come funzionano le rarità, T-Waz? Che proprio non mi sono letto nulla. In realtà non ci ho neanche capito nulla perché ogni carta ha vari tipi di rarità. Cioè, più che altro di olografia. Cioè, non è come Pokémon che hanno tanto apro la sono live. Fuori serie, robe del genere. No, qua no. Comunque, aspetta, se almeno lo sistemo. Ah, magari si dice Asmodee, non so. Sì, non so se... Vabbè, comunque. Ravensburger! Incredibile, Marco. No, non ho fatto niente, è incredibile. Detto a modo. Va a 2 FPS. Sì. Fucile da Sassari, grazie. Non so perché fa così di merda. Perché così, non lo so, va estremamente male proprio. Estremamente poi. Aspettate. Era Ravensburri per ah, Marco. Perché ti stavo trovando in 1440. Sì, vabbè, qualcosa del genere. Porta. Ok. Allora. C'è la luminosità completamente sparata nel... Cosa? C'è la luminosità completamente sparata nella camera lì. Allora, fatemi vedere un po'. La luce in caso. Zio. In caso. Questa. Però dobbiamo swiperarla tutta, aspetta. Trasforma così. È proprio terribile la tua webcam di Zero oggi. Hai tolto la roba della luminosità? No, quello no, minchia, è tantissimo. Sì, più che altro si vede tutta la scia. Che palle, sì. Però ogni volta non capisco perché non la salvo sta cosa. Quella roba la devi fare sempre, ogni volta che entri su, devi togliere la OBS tutte le mattine. Allora. No, a me dà più fastidio in realtà, più che per la luce, mi dà fastidio proprio che fa la scia. Mi vedi tutto tutto. Hanno pure queste le platinate, non so niente. Fatto. Io non ho proprio visto nulla, ragazzi, nulla. Mi sono tenuto... Cioè, non ho proprio... Non mi sono voluto spoilerare nessuno spacchettamento, allora, nessuna roba. Allora, ce l'ha mandata pure Asmodee, che è appena uscito, è uscito l'8 di questo mese, quindi è proprio un nuovissimo gioco di carte. Dicono che è molto bello da giocare, tra l'altro. Vediamo un po', tra l'altro sono buste di carta, questa è tutta carta, non è plastica, anche questa è tutta carta. Proviamo a vedere. È una cosa carina, interessante, sì. Quella lì. Finalmente l'hanno capito, dovrebbe capirlo anche Pokémon, ma vabbè. No, io penso sia tutta la... cioè, non lo so, allora, credo non ci sia tutta la saga, però no. È... questa si chiama Scintilla di Ribellione, sì, è tutto basato terranno... sulla... i primi sì, tre questa... film. Questa è basata sulla... primi film, cioè sui primi tre sì, film. Sì, 4, 5, 6. Sì, poi sicuramente faranno l'espansione su Mandalorian. Poi, esatto, poi se le terranno per le espansioni. Già, hanno annunciato già altre 2 espansioni, poi se andrà bene andranno avanti, se no... Cos'altro hanno fatto, T-Waz? Quello sì, purtroppo l'ho letto, T-Waz. Però... no, ragazzi, non è Blizzard, non è Blizzard, non c'entra niente. Riesci a spostare l'inquadratura un pochino più verso di te? Ok. Capissi come c'è. Qui c'è un'apertura, ma. Controllo palle di Liezar questa volta. Queste qua le pubblica Asmodee e le fa la. Come si chiama? L'ho visto poco fa, mi sono già scordato. Flight Sox. Ma sono tradotte in italiano? Sì, mi sembra. Sì, sì, sono tradotte in italiano. Sì, anche perché Scintilla e Ribellione. No, come Locana che partono dal terzo. Beh, One Piece non l'hanno tradotto. Ma a me interessa poco la realtà, sì, di One Piece. Tanto lo prendo per le. Cioè, io lo prendo veramente per le. Sì, piuttosto, guarda, se mi devi fare come l'Orcana, non tradurmele. Questo ma vabbè, sì, questo ma tanto io personalmente le prendo per l'artwork. Poi ma vai, questo è le prende il per giocare. Bello, sì. Sì, anche solo di cose. Di Dottor Who, quello. Un altro coso.
Questo è un altro mazzo, perché sono due mazzi. Questi ci sono i mazzi. Non ci sono le bustine qui dentro. No, qui dentro no. Qui ci sono i mazzi, non so saprirli, sinceramente. Eh beh, sì. Li apro? Tanto che cazzo c'è... Ah, ma secondo me non sono roba... Cioè, credo sia roba standard. No, questi sono mazzi prefatti. Sono i mazzi iniziali, praticamente. Ma se voglio andare un occhio agli artwork, alle cose, sì, ci sta. Anche questo è tutto a carta. Nessuno dice così, Vector, solo tu. È tutta a carta. Altresì de che... Questo è lo starter set per due giocatori. Allora, il retro è così. È bruttino il retro. A me non mi piace troppo. Però non mi piace tanto il font di Unlimited. Star Wars, beh, ci poteva stare con lo spazio dietro. Che è molto... Questo è Luke. No, questo è... Perché questo, allora, perché, allora, quello che ho capito, ci sono gli eroi e le basi. Sì. Per giocare ogni mazzo deve avere un eroe e una base. Poi il resto misto. Quindi qua c'è Luke, che ha la sua abilità, il retro, sono tutte le variazioni che può fare, c'è qui è la base, c'è Cloud City con dietro, ah, questa è la descrizione del mazzo prefatto. Beh, sì. Io non amo molto questo, invece qua vedi, questa grafica. Qua dietro, ma sono tutte col retro anche. Vabbè, qui ovviamente sono carte, vedi, invece queste qua non hanno il retro, che sono le carte normali. Bisogna capire cosa c'è, perché se no la qualità è bella, la qualità comunque. No, della carta, beh, quello sì, è dura, bella spessa, quello è buono. No, mi fa impazzire a me l'artwork. No, l'artwork, vabbè, gli artwork in realtà non sono male. Non mi fanno impazzire. È il setting della carta che non mi piace troppo. Beh, il setting della carta è molto da gioco di carte, appunto, non da collezionabile. Sì, ma non è... Però gli artwork che ti sì, dicono, non mi stanno dicendo di carte, effettivamente. Non mi stanno dicendo moltissimo, ma gli artwork. Cioè, sì, alcuni li ho visti un po', avevo giusto visto qualche immagine, alcuni sono molto belli, altri sono un po' meno belli, perché come al solito come in Pokémon sono vari artisti, non sono tutti lo stesso. Invece qui dovrebbe esserci il mazzo di Darth Vader. Esatto, c'è il mazzo di Darth Vader. Diciamo che mi piacciono altri tipi di artwork a me. Non sei più giù, sei fuori. E c'è vabbè, il centro di comando, che è quello della morte nera. Ma vabbè, le carte qui penso siano molto simili. Mi dà fastidissimo, anche su Magic ci sono le carte, quelle double fast. Purtroppo anche a me dà un fastidio, però per giocare, vabbè, sì, te ne frega poco, devi mettere o metti le buste trasparenti. Stefano, nel gioco sarebbe carino da vedere se è divertente. Il gioco dicono che è molto divertente. Sì, infatti mi sa di un gioco divertente di carte. Poi non mi fa impazzire a livello estetico, però mi sembra sia carino. Vabbè, cioè, mi dà queste vibe da gioco divertente. Terreno di gioco. Quanti cazzi? Vedi, perché c'è la divisione, unità terrestri e unità spaziali, la base, il leader, le risorse, il mazzo e la pila degli scarti. Qui c'è diciamo, un piccolo riassunto delle regole. Dietro come? Sì, ho capito, ma devi avere un tavolo enorme. Vabbè, c'è il poster di Darth Vader. Il poster di Darth Vader. Beh, alla fine, se ci pensi, Moro, quando ti ritrovi a giocare a Dungeons and Dragons, anche lì ti serve tanto spazio. Quindi alla fine, ho capito, ma se ti vuoi trovare con i tuoi amici, ti serve spazio. No, vabbè, un conto gioco di carte, un conto di D&D. La roba, la stessa cosa, ma di Luke. E qui c'è il manuale di istruzioni per impararsi tutto il gioco. Sì. Non hai guardato, okay. Magari c'è la rarità, c'è scritto. Ah, giusto. Non lo so, perché questo sembra più per no, per c'è il coso che ti dice tutte le robe che sono nella carta. Vai avanti. Ancora. No, forse dietro, sì, ho capito qual è l'intero qua. Lì. Allora, il costo, tratti. No, qua forse. No, qui parlano solo dove... effettivamente del... qui è come Magic, pronta a esaurire, nel senso che le giri quando fai fare l'azione. No, non sì, c'è sembra... scritto. Allora, hanno detto che è un misto tra Magic e Pokémon, anche per qualche cosina. Hanno detto che in realtà è abbastanza facile da imparare. A destra, dice... Ok, adesso apriamo i mazzi e vediamo. Tra l'altro, da quello che ho capito, c'è garantita una foil e una rarità alta, cioè leggendaria o super o qualche... Allora, cosa devo fare? Aprire questi. Tra l'altro, volevo far vedere Gli ho appena aperti i mazzi, ragazzi. I mazzi sono questi qua.
vedete queste due carte. Un ragazzo alla Games Week, adesso purtroppo non mi ricordo il nome, mi ha portato queste qua. Che sono, che sono la stessa cosa. Però full art, tipo. Ma, esatto, full art, che queste sono le carte che davano quando si andavi a provare il gioco prima dell'uscita. Quindi queste qua sono, adesso non esistono più. E me le ha portate. E l'aveva prese a Luca Comics, che là c'era da provare. A Luca, lo fece la stessa cosa con One Piece, mi sembra, Luca. Qualcosa del genere. Probabilmente sì. Non erano bellissime quelle di One Piece? Era questo. No, partita qua. Pubblicità. E Luca qua. Allora. A Cipher, ecco. Eccoti le Cipher. Grazie mille ancora, perché quelle sono molto belle. E poi grande. Adesso non esistono più. Allora. Beh, fa vedere. Il pacchetto. Strappa. Non so se c'è un trick o che è. È la prima, la vediamo così senza trick. Allora, c'è Tarkin. Tarkin. Il grammof. Sei più grammofono. Qui c'è, tra l'altro... Ah, qui, Common, credo, c'è la C. Sì, c'è la C di Commonwealth. È proprio lui, mo. Poi. La base Chopper. Che sembra sta cazzo di signora in piedi. Cioè, i 7000 nel mazzo. Che non è la signora in piedi. Ah, è sotto sopra. E Yoda con Luke. Sì. Anche questo è Common, questo è Common. Bene. Guardiano dei Wills. Rivoluzionario partigiano. Tenente di flotta. Anche questo è Common. Ah, tra l'altro totale sono 252 di questo primo set. Non mi piacciono molto tattico, gli artwork a me. No. Squadra di sicurezza del consolato. Briefing della missione. Tra l'altro queste dovrebbero... Bisogna guardare anche il bordo, perché quelle un pochino più rare non hanno il bordo. Poi vediamo se la troviamo. No, diciamo che è un gioco che, di carte che prenderei per il gioco, questo qui. Sì, non per, non per l'artwork. Più vicino a un gioco da tavolo che è un... Sì, cioè un mi sta venendo voglia di imparare a giocare. Sì. Esatto, sì, non lo collezionerei. Grazie, Valerio, non c'era bisogno. Grazie mille. Queste sono tutte Pomo common fantastico. Per ora. Non so se... Perché vedete, qua è normale, no? Qui è sì. Normale. Qui invece c'ha un pochino infatti questa l'effetto... qui sembrava più rara. Vedi, così hanno l'effetto... Non lo so, può essere che siano quelle un pochino più rare. Sì, ma infatti va benissimo, T-Watts, fanno il loro, cioè fanno questa il loro. Questa è Uncommon. Questa è Uncommon, anche quella. Però vedi che hanno questo effetto diverso, non lo so. Ma perché forse sono carte tipo carte creatura, carte artefatto su Magic, una roba del genere. Uncommon. Cioè, per dire, le carte di Yu-Gi-Oh! Ispirate a Star Wars sono più belle di artwork, secondo me. Questa è rara. E fate le palpatine. C'è il... Quello qui come Magic... Ma c'è il simbolino qua. È come sì. Magic, c'è il simbolino sotto. E poi qui c'è Rear. E poi adesso ci dovrebbe essere, teoricamente, l'olografica. E infatti. Un'uncommon olografica. L'olografia è figa. Ammiraglio Piet. Sì, sembrano spessette come carte. Sì, sono sta un po' quello. Più spesse. Allora, anche perché le devi usare per giocare, quindi se le fai flebili le rovini. Allora, rispetto alle carte di Pokémon, la dimensione è la stessa, no? E sono sì. sovrapponibili. Però sembrano leggermente più spesse. Mm-hmm. Proprio di poco. Cioè, sembrano più resistenti, diciamo. Ragazzi, quelle di One Piece sono fantastiche. A me, Vector, lo sai che a me piacciono un sacco quello stile lì? Cioè, molto anni 90, a me piace un infatti, sacco. Le Slido vanno bene. Sono cartoncini quelle di Slam Dunk, proprio. Cioè sono cartoncini vecchio stile, quelli che facevano anche della WWE, però molto più resistenti quelli della WWE, proprio che si i piegavano. Cartoni come anche le... Lo faccio, aspetta che vedo se riesco anche a prendere quella che mi ha regalato Vector. Sì, c'erano... Dragon Ball era un po' più fine, forse. Come si spaccano facilmente i pacchetti. Poi il fatto che comunque è da loggiare, il fatto che è tutto di carta. Questo è proprio da loggiare. C'è Bobino! Erano così. Non vi sento, purtroppo. C'è erano Bobino. Cartoncini... Bello, che bello, devo prendere tutto. Prova Vettero, non è malaccio. E torre dell'amministratore. Operatore dell'alleanza. Stone speeder. Resiliente. Assaltatore della morte nera, vabbè. Sì. Okay.
Ma non c'è tira il dado se fai non... 1, 5 manchi sì. E 6 becchi, no? Che brutto che però è vuoto completamente lì. Sì, cioè non potevano c'è... fare le full art. Cosa no, cosa? Più che altro non c'è neanche una linea di descrizione, un commento. Qualcosa, io le adoro invece. Per me devono essere tutte così, belle, dure, resistenti. A me piace un sacco. Vedi, però secondo me questa cosa qui che è un po' diversa, non lo so. Però che sotto sopra, c'è la figura sotto. Sì, no, tipo ci sono nelle Magic quando prendi il coso con la carta Rogue One. Con la carta davanti sta, sta, ah sì, quando c'è tipo su Magic quando prendi il coso, il box, quello con la carta davanti promo, la carta promo è un doppione il primo alla fazione, ed è spessa okay. Un millimetro quasi, c'è un cartone di pietra praticamente, che quella lì la usi solo da esposizione praticamente. Sì, ci sono i commander, però sono. Questa è una. Quelli spessi di cartone. Questa è una base rara. Jeddah City. Jeddah City, tra l'altro. Quindi, ok, quelle con il simbolino qua sotto vuol dire che sono quelle più rare. Con sì, è, è da. Da sopra un common, credo. Sì. E questa allora, invece è la foil. Come stai, bello? È una rara foil, tra l'altro. Ma chi è? Del mezzo. Non lo so. Del Meco, credo Gia... sia di una serie. Non c'è niente dietro. La foilatura non è male. Perché da quello che ho capito, tutte le carte hanno la versione base, la versione hyperspace, che è quella senza bordi, la versione olografica e la versione olografica bravo, hyperspace, God, che è quella vicino, super rara. Aspetta, adesso faccio vedere. Quale? Questa qua? In giù? Ok. Ah no, ok, non è... Dai. È storta perché guarda. Vabbè. Ma questo non è male come disegno. Ma non dice granché. A me è proprio come arto. Quindi il fatto è a me questa cosa, ad esempio, non piace. Perché non è come Pokémon che c'è le fuoriserie, quindi sai che quelle sono quelle rarissime. No, qui ogni carta ha quattro tipi di rarità. E dipende anche Magic ogni tanto... Se non mi fa impazzire neanche a me quella cosa lì. Cioè, no, la rarità, no. No, la rarità... senso... No, perché... Sì, nel senso tipo... che tu hai un artwork che però ha quattro livelli di rarità, quello intendi. Esatto. Beh, ma... Che a me non piace neanche a me come cosa. Non è così anche su Pokémon? Sì. No, no, su Pokémon hai questa qua, no? Art, questa qua è un è comune, no? Quella... Questa qua è comune. C'è così, c'è la versione hyperspace, cioè senza bordi, la versione olografica e la versione olografica hyperspace, sempre della stessa carta. Sì, anche a me non piace quando Pokemon è la stessa non carta. C'è la reverse, no. La no. Vabbè, ok, no, ma quelle, cioè, solo reverse sono, e basta. Quelle se la, sì, sono però... Però ad esempio... Quei due livelli lì sono... Sia reverse che olografica normale. No, puoi fare la reverse o normale. Reverse o normale. Poi le quelle fuori serie, no? Quelle full art, okay. Tutto. Cioè solo quelle, basta, non c'è la versione... E anche Magic mi sa sta roba qui. Cioè, te la stessa carta... Poi dipende, non tutte le carte, però... Sì, lo Shiny l'hanno introdotto con Paradosso Temporale. Però lo Shiny sono carte apposta, cioè carte diverse, proprio la loro numerazione, non è sì, la stessa carta. Esatto, Shiny. Esatto. Sono cioè, proprio le Magic anche lì, però anche lì hanno un'altra numerazione, cioè non mantiene lo stesso numero di solito. No, invece cioè, qui è lo stesso numero con quattro diverse. Cioè, con quel numero puoi trovarla così o foil, credo. Ma mentre, senti. Mentre però puoi trovarle anche tutte le alternative, ossia quella senza bordo, quella full art, roba del genere, ma sono numeri fuori serie su Magic. La carta base la foil là, vedi l'art foil. Questa è un hyperspace perché guarda il bordo sotto. Sì, quella sotto vedi che non ha il bordo. Sì, ok, hyperspace sarebbero quelle senza bordo di Magic. Sì, e volendo poi c'è la versione questa qua olografica hyperspace, che è quella ultra rara, incredibile. Ogni versione no, tipo, la foil normale non no. Ah, però quindi io ho trovato, altre, ecco, vedi, sì, nello stesso pacchetto ho trovato un hyperspace, la rara e l'olografica. Sì. Sì, poi non so se appunto di Magic è bello che ti dicono, cioè ogni set ti dice proprio come è composto il pacchetto in chiaro. Sì, anche qua. Non so se qui te lo dice. Sì, sì, no, è cioè, garantito. Gli slot. No, non ti dice solo ah, no, no. Ti dice sì, gli slot. Sì, no, ti dice gli slot. Sì,
l'ultima è sempre l'olografica, la penultima è sempre quella rara o maggiore. Sì. Invece le hyperspace, siccome le puoi trovare di tutte, è a caso. Quindi questa è l'hyperspace, che tra l'altro è uncommon hyperspace. Poi c'è, abbiamo detto. Ma è quello lì il problema, credo, di Star Wars, giallo. Questa. No, ma Gianluca, il fatto è che è stato, cioè, proprio è un mazzo di carte che non va sull'artwork o su, è proprio, no, va sul gioco. Per giocare. Questo è proprio per giocare. Quindi non. Sì. E è poi proprio da pensare in maniera diversa, da affrontare sono in maniera tutti diversa. Ammiragli generali, tutte persone. Sì, sì, sì. Ma anche avessi trovato, che ne so, già se trovi un Darth Maul, dici okay, che figo Darth Maul, però sono comunque carte. T-Watts ultimamente, mi pare. Anzi, vedi, ecco qua, vedi. Ogni booster pack contiene 16 pacchetti, includendo indicativamente un leader, una base segnalino, 9 comuni, 3 non comuni, una rara leggendaria e una premium foil. È l'ordine, questo è l'ordine in cui le trovi. E no, Magic ti dice proprio le prime 3 carte sono quello, poi ci sono 5 così. E questo è l'ordine. Infatti, se tu noti, quando li apriamo, è sempre il primo è il leader, il secondo è la base, poi ci sono 9 comuni, 3 non comuni, la rara o leggendaria e la foil. Ok. Apri. Vedi? Primo è il leader. Sì, beh, quello. Tanto sì. È diversa da quella che abbiamo trovato prima, tra l'altro, scusami. Non era il leader prima. Non era leader, effettivamente. Perché prima era così. Era una carta... creatura. Sì. No, credo che sia... sì, una carta creatura normale. Poi vedi, c'è la base. Mi piace di più quello seduto che quello con i fulmini che sembra quasi disneyano. Poi adesso dovrebbe esserci 9 common. Vediamo, 1, 2, 3. Yoda. No, certo, Don Kiro, devi per forza mettere la componente con sotto, pacchettamento. Che palle. 5, 6, 7, per venderla 8. Alla gente ludopatica devi mettere lo spacchettamento. Questa è una Suka Lake. Questa è un Hyper. Tenente Fidek. 9, adesso passiamo a 3 Uncommon. E Yoda cattivo quello, tra l'altro. Questo è sempre quello di Rogue One. E adesso ci dovrebbe essere la rara. Oh, sono fatte superiore. Per giocare. Infatti, rara. E adesso dovrebbe esserci. No, la su. Questa è buona. L'hyper suck. Ma è l'hyper olografica. Questa è il massimo rarità possibile. È leggendaria tra. Questo vale un casino, probabilmente. Aspetta, non lo so, eh. Questa mi sa che è sculata, sì. Provato Samuel L. Jackson. No, scusa, sono curioso. Beh, effettivamente Mace Windu non è della prima trilogia, scusa. Della sì, dei primi tre. I primi tre, sì. Effettivamente sì. Infatti, cioè... Scusami, sono curiosissimo. Fatelo dire a T-Wa, se lo dici tu. A T-Wa, se riesci... Vabbè, faccio in fretta. Perché diciamo che adesso i prezzi sono molto indicativi, visto che è appena uscita, quindi saranno tutti sparati. Star Wars. Io punto ai 12 euro. Perché anche qui bisogna capire bene come è scritto. Io dico 10. Perché è uscito adesso, scenderà secondo me. Ma tra l'altro non è neanche numerata. Non ha un numero. E magari fuori serie. Perché appunto non è del... Non è delle scusate, cose. Stavo scrivendo con Franci cosa mangiare dopo. Scusa, non ha un numero. Un attimo distratto per quello. Gli sarà Lucky. Credo sia cosa cambia tra XOR? XOR. Che XOR 12 euro. T-Watts è il tuo la tua bet o è 12 euro? È la 412, dice. Sì, 412. Ma non scusa, non è un 252. Perché questa è 412? Perché sei fuori serie. Non ho valore. 12 euro ci ho preso. 14 euro su card market, ma è nuovo, i prezzi salgono e scendono. Beh, certo. Ma con la versione, perché questa è la versione sia olografica e sia hyper. Penso che Don Kiro abbia visto quello. No, credo. Scusa, io la versione foil, l'unica che vedo è 150 euro. Ma dove stai guardando? Su Card Market. Ma italiano? Sì. Italiano 150 euro. L'unica segnata come foil è 150 euro. Ma perché uno che l'ha messa a 150 euro? No, le altre non sono segnate foil.
Quello se è solo una. No, quello che dico io è che questo qui magari l'ha messa, visto che non ce n'erano altre. Sì, lo so, però siccome non ce ne sono altre, quello è attualmente il suo valore. Tipo sta scritto Hyper Holo, quindi non lo so. Perché non si capisce bene sul calmar. Io non li spenderei, non è... posso dire. Non è spiegato. Gildar dice invece. Mm? Ho ragione, 150-200 foil, vedi? Questa la metto da parte. La metti a 149 e fai l'affarone. Beh, magari sì, se la vuoi vendere la vendi, vendila adesso, questo sì. Più di Charizard, Gildar. Effettivamente vale più di Charizard. Beh, il mio Charizard quando l'ho venduto valeva 150-160 euro. L'ho messa qua. Perché è raro questo. E che sto aspettando che Card Trader metta anche Star Wars, che non l'ho ancora messo. Sì, mutuo istinto. Io mando le carte, so, Card Trader, che le vendono loro. Dai, forse un mesetto di mutuo. I pacchetti costano sui 5 euro, mi pare. 5 euro, sì, dovrebbero essere, sono 16 carte. Casa nuova arredata, non credo, ragazzi. Una Billy normale Ginerso, ti costa 200 mamma euro. Mamma mia, che gnocca, Ginerso. No, non è costa 200 euro mai. Felicity Jones. Ha fatto era il commento. Sì, più due ne costano 200 euro. Voglio dire che gnocca Ginerso, ragazzi. Beh, era Felicity Jones. Sapete che è una delle mie attrici preferite. Solo perché è bella, vergogna. No, è anche brava. Non era ha Sinergo, fatto un sacco era. Di film. Ha fatto la, quello di... La teoria del tutto, no? Si chiamava. Film di Hawking. Sì. Sì, era la teoria del tutto. Ha fatto anche uno di quelli di Angeli Demon, quel genere. Non mi ricordo quale, Inferno forse. Quelli non l'ho mai visti. Non lo metterei nel curriculum. Ah, Inferno ha fatto, sì, fatto Inferno. Ma sono andati, non sono andati bene quei film. Faccio a cagare. No, sì, sono andati molto bene. A me quello che piace di più è Angeli Demoni tra quei. Dal trittico. L'altro sì, Yoda. Sì. Che brutto addestramento dell'Accademia, ragazzi, ma è fatto con la IA, dai, non è possibile. Fai vedere. David De Buisan, il disegnatore. Ma cos'è questa roba? Questi omini tutti con sta testona, con dietro roba sta... Cioè, questa è proprio brutta, dai. Questa è un Hyper. Sukuku. Mm-hmm. Mm-hmm. La gente Callus. Chi è la gente Callus? Ma chi cazzo sono questi? Cacciatai, semplice. Gibbo, se ti trovo ancora che scrivi in cose islamiche, eccetera, ti banno dal gruppo. Perché sembra che prendi per il culo e non mi piace. Magari c'è gente che crede e non va bene. Ok. Perché l'ho messo qua? Non lo so, Lizard, forse sei pazzo. L'ultimo package. Qui trovi, secondo me, Mace Windu a pecora, sì. Tra l'altro oggi è la giornata contro l'islamofobia, tra l'altro, a proposito. Ancora il bobino. Palude di Dekuba. Cioè, chi è questo qua? Guarda, quella quasi è interessante. Boba Fett è quasi interessante. Il disegno mi intriga. Scudo, penso forse è il primo disegno che mi ha intrigato. Questa? Quello di Boba Fett. Ah, Boba Fett. Sembra. Adesso devo guardare meglio. No, sembra carino. E adesso sono indietro con la live. Ma l'ha preso adesso. È più. Ah, forse dietro mi piace che c'è la. Tipo quel tramonto. Dai, dai, sono curioso di lui, butta via queste. E no, due persone che sparano, quelle... veramente. Butta, butta. It's a preacher. Ezra Miller. Comunque sarebbe di... carino provare il gioco, eh. Provalo. Di Rebels. Sarebbe carino. Prova a comprare il pacco lì, iniziare con i due mazzi, sì, non, e giochi spendo... con Franci, su. Non spendo soldi adesso. Allora. In generale per le carte. Te le passo io, se vuoi. Sì, sì. Passi tu volentieri, no, perché non mi va di spendere qui non soldi credo per ci le siano nei mazzi base, non credo ci siano olografico o quel genere. Quindi. Spada laser Jedi è rara, veramente un brutto arto questo, cioè, la spada laser Jedi spenta, messa nella cintura, cazzo, senso, fammela però. Vedere accesa. Da qualche nei parte accesa nei pantaloni potrebbe causare delle grandi nei pantaloni magari. Però sì, no, quella è proprio una brutta idea. Vabbè, comunque, me. Questa. Da vendere subito, gli Ezzar, dai.
È come se mi avessi zoomato i lacci di una scarpa, cioè non significa lacci nulla. Lacci della in... scarpa. Questa non è neanche male. Gepard, ma infatti non spendo soldi per le carte. Guarda, prenderei volentieri i mazzi di quelle di Slam Dunk solo per esporle in libreria. Quelle lì solo proprio come esposizione. Mazza ventosa. Solo che non l'ho più... Vector, mi devi dire qual era il pacchetto che avevi aperto tu, perché le devo ritrovare. Anche boh. Qualche fiera, magari. Comunque, grazie ancora. Dai. Che mi hanno mandato ste carte. Sì, sono stati molto gentili. Grazie. Poi comunque, Asmodi, ragazzi... Sì. Se... Provate il gioco perché sembra carino. Sì, lo vedo l'artwork che magari... Lo vendono letteralmente. Vabbè, ma il pacco, ovunque. Scusa, il pacco tanto quello iniziale lì con i due mazzi non penso costi tanto. Costa, mi pare, 30 euro, mi pare. E c'ha comunque 100 carte, credo. Chiaramente cioè, non è, come dicevamo sì, prima, non sono rarità. Su... Qua costa, non ci sono rarità, ti costa come base. Un gioco da tavolo, praticamente. Alla fine quello è... Sì, queste sono tutte base, non ci sono hyper o robe del genere. Sono proprio carte base. Però... E anche se volete imparare il gioco, qui ci sono le istruzioni qua dentro, quindi è perfetto. Boh, allora, da imparare ho letto molti che piacciono un sacco giocarlo. Ho visto tantissima gente che gli sta piacendo. La collezione, gli artwork, tutto quello che sono, l'avete visto. Alcuni sono belli, secondo me sono, sono secondo me da base. Prendere per cioè, divertirsi. Questo non è neanche male. È da prendere per divertirsi. Basta. Come artwork poi, c'è altro. Da prendere for the fans. Cioè, se trovi una carta sì, del genere, cioè foil, tutta così, sono anche... Magari un giorno fighe. Digitale lo butta, non lo so. Sì, per telefono magari, boh, non lo so. Va bene. Bene. Adesso Vector, quando vuoi. Devo attaccarmi tutto il paccone, datemi un secondo. Il paccone, il paccone che noi portiamo. Tutto. Chi vuole... Esattamente tutta carta. Al culo. Non lo so. Faccio subito, oh my god, mi fa male il codro. No, ragazzi, adesso vedrai che sistemando sposterà la webcam e passeranno altri 20 minuti in piedi. Buongiorno. Buongiorno, Vincenzo Spezzafidek. Eccoci qua. Aspetto che arrivi mio fratello. Issa. Aspetto. Sono qua. E ha scritto aspetto, quindi io riporto letterale. No, non ho detto che hai fatto male, anzi, hai fatto bene. Dritto? Va bene. Ecco, guarda, ha spostato la webcam, adesso sta in piedi mezz'ora, lo sapevo. Guardalo, ti sto mandando la foto che devo tagliare purtroppo del pacchetto di Slam Dunk, così te lo trovi. Sì, perché quelle lì magari se le trova qualche fiera me lo prendo. Sono fighe, eh. Ma a me piacciono quelle robe molto anni 90. Sì, beh, tutto in giapponese, però almeno sul pacchetto come. Sì, avevi trovato, cosa hai trovato tu? Ho trovato Akagi, basta. Due Akagi e ho trovato un amici. Bello, un amico. Poi ci sono vari livelli di potenza lì, ho visto, di sì, sì, ma sono fighissime, cioè sono proprio belle. Mio fratello Papello. Fratello Papello, sì. Aspetta che forse te lo riesco a ritrovare, ma forse l'avevo già mandato a un amico. Secondo me li hai mandati tutti questi qua. Sì, tempo dietro. Era quando, cos'era, il Cosenza Comics, come si chiamava? Il Foglio Comics. Lamezia Sinta. Non è Lamezia Sinta. No, questo genere, guarda mia Marco, che bello quell'amici che ho. Perché non lo espongo ovunque, tipo? Perché non finisci di comprarlo! Hai ragione. Cosa fai? Metti in libreria 10 numeri e poi... È carino, carino, sì. Allora, preferisco il... Preferisco. Il soggetto, piuttosto che avere due soggetti, anche se è l'ombra, tipo. Beh, non stanno vedendo in chat, quindi sto parlando per niente. No, ma a me piace il... Cioè, mi piace molto l'ombra oro e nera. Anche se no, l'ombra è molto bella. Ma è molto bello. Poi, chiaramente, sono presi dall'anime, quindi non è che c'è questo grande artwork. Però sono fighi proprio da avere in esposizione. Si vede anche meglio anche il volante, così, con sta nuova... Devo abbassare il volume di Eurotrack, perché... Inquadrati il volume. Io spero di non avere problemi con le dita. In teoria, no. Cosa ne pensa Grogu? Grogu, non hai detto nulla, Marco, questa frase. E deve fare Liezar, io non posso fare niente. Uh-huh. Perdevo tempo. Ehi! Sono stati rivelati i cambiamenti nel gioco. No, che dice? Oh, mica del telefono. Devo andare avanzando. Non cago, comunque. Cioè, che non gioco col volante. È proprio la stessa cosa. Non vuol dire veramente un cazzo di quello che hai detto, però... Oddio mio, io qua la metterei la scam. Comunque, la scam qua ci starebbe molto bene. La scam,
A me non recupera nessuna sezione, nessuna sessione nei convogli. Sezione. Adesso. Ah, perché non ce l'avevamo. No, no, neanche quelle degli altri. Cioè, non mi... Ah, no, ma questo ormai da mesi e mesi, Marco, allora, ti preoccupare. Ah, ecco qua. Post convogli. Oddio! Si parte per un nuovo viaggio verso Caltanissetta. Non è il viaggio verso Caltanissetta, Gibbo. Caltanissetta Moro? Grazie però per il tuo messaggino su Tanga. Tangia, Tanga. Non è Tanga. Non lo guardate il link? Ma perché ce l'hai scritto. Voglio pagarmi addosso. Ho il pene lungo, ci dice, letto tutti i manga. Mi fa piacere che hai letto tutti i manga per arrivare a dire ho il pene lungo. È arrivato lettura. Con questa enorme informazione. Ti è servita tutta questa lettura per dire... le prove, per dire. Lui ha letto manga solo per misurarsi il cazzo, comunque, mi sa. L'ha misurato in volumi di Berserk, mi sembra. Infatti. Dipende, se sono quelle della Deluxe... Complimenti, cioè comunque devo beh, con volume base comunque è interessante. No, non fatti. Cesar, vedo il tuo soffitto. Bene. Perché? Cosa vuol dire vedi il tuo soffitto? Tizia, non andare sulla difensiva, sennò è un po' strano. E toglila, tanto l'ho rimessa. Ma toglila da Tizia l'ha su Discord. Ah, perché è ancora su Discord. Allora, siete entrati? Sì, no, cioè, non è il convoglio perché non mi carica niente, però... Devo fare la Steam, mi sa. Nel gioco ci sono da mo'. È entrato solo Pincus. Chi è? The Dick. Allora, certo. Vediamo tutto un poco cosa... Chissà se recupererà la sessione, vediamo. Capiamo? No, controllo palle lì. Tra l'altro, durante le 12 ore ci sarà un altro spacchettamento di carte, poi altri Pokémon. Godo. E poi forse a inizio mese... prossimo farò l'ultimo spacchettamento perché poi basta perché ho preso la mystery box ancora di Fedelix Store, vediamo. Azzeropoli. Però arrivano a fine mese, adesso sono nel convoglio e vediamo convoglio. Facciamo... Vector è Cavolfiore Catanzaro Livorno ah c'è ancora un coso chi è? Cavatrice Parigi Kirsten Sand. Fammi cancellare questo lavoro. Lo prendo, Moro? È ufficiale quello che scelta. Ho preso adesso. Se Moro non fa più spacchettamenti di Magic. Parigi Ghost. Beh, se voi acquistate tanto su ForgeCraft, magari ciao, poi Irelina. Il signor Don Kiro. Possiamo fare. Se qualche cosa di Magic la può arriva roba. La password è Pippo, ragazzi. La password è Pippo, sì. Ma voi avete ancora un lavoro da 20 anni fa? Chi? Chi? Ma chi? Mannaia. Ah, perché l'avete preso? Ma chi è? Non so con chi ma parli. Ma voi che siete voi? Assessore, chi cazzo è il Papa? No, ma io non c'ho, ma non c'ho un lavoro da di 20 anni fa. È perché vedevo in due con lo stesso lavoro e ho detto merda, ammetti che hanno lo stesso lavoro dall'ultima sessione. No, 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 l'ha preso adesso. Allora, l'ha preso adesso. Vabbè, non dire queste parole. Chi ha tantino? No, 1400. Ossa, no, 1600. È toccato tasto dolente. Stavamo giusto vendendo Magic e valuta. Cosa vuol dire vendendo Magic? Vendendo, no? Ah, non so. Vedendo. Stanno no, vendendo, beh, giusto anche vendendo. No, comunque, se come ho detto anche a Ianna, a Don Kiro, se volete che apriamo Magic e One Piece, Magic a Moro e One Piece a Mark. Nel caso, chiedetemi l'indirizzo, ve lo scrivo. A parte Marco, tu mi devi dare l'indirizzo tuo di casa, altrimenti non so dove andare. Certo, certo, non ti preoccupare, Vincenzo. Facciamo tutto noi, eh? Tutto nel Signore, ovviamente, nelle vie del Signore. Ci mancherebbe, tutto quanto lo facciamo nel Cristo. Voi ragazzi acquistate sempre da ForgeCraft che fanno degli... Gibbo ha regalato la sala Martia, grazie mille Gibbo. Sono dei meravigliosi ragazzi. Boh! Che cos'era, Moro? Sei sbattuto? Hai sbattuto? Si è bloccato il gioco, no. Credo che sia crashato. Sì. È crashato il gioco. Vabbè, Moro, adesso arriva. Ma tanto la sessione è caduta. Infatti, quindi non c'è problema. Però il lavoro ve lo tiene. Non credo. Devo fare accetta i progressi o. Vabbè, accettali, non è fatto niente. Esatto. Penso. Marco può dire in Cristo. Io non ho detto in Cristo, l'ha detto Vector. Infatti, Gibbo, che è il tuo amico di merda. Vabbè, adesso non è che mi devi insultare. Io ho detto un'altra cosa. Gibbo, fino a prova contraria, il canale è nostro. Quindi, ma poi comunque non l'ho detto, l'ha detto Vector. Posso dire, mashallah. Ok che siamo due scimmie, ma comunque ci sarebbe facile distinguersi. Poi lui è alto, io no. Boh, Delpi è arrivato, ha fatto tutto lui. Cioè, ormai non ho più parole. Ecco.
quindi accetto i progressi anche io. Ma poi non è la stessa cosa dire in Cristo. No, non dire Alessandro, cose islamiche, ma non puoi avere due vocaboli comunque. Avrai gli altri sono tutti i membri di Dario Moccia, quindi sì. Effettivamente. Allora, convogli, ostia. Momento conferma. Di bufandetta, ha fatto ridere. No, qualcuno ha bestemmiato? No, Flavio, nessuno. Non c'è l'emote del... Non c'è la gif dello struzzo. Non è lo struzzo, è il... Ragazzi, vi prego, ma non può essere che ogni messaggio è solo nudo e il pene lungo, per favore. Per favore. Entratemelo. Siate... Ma sono da un'altra parte completa. Poi... Non ho il lavoro, non è vero che me l'ha lasciato. Vabbè, se entrate prendo... Ha salvato la sessione. Ma se entrate prendo il vostro, in teoria. Eh sì, dovremmo no, accettato i progressi in realtà, quindi... Sì, se li accettati dovrebbe allora, funzionare. Se io prendo quello visualizza e prendi lo stesso lavoro, accetta il lavoro. Io cosa devo fare? Semplicemente torno alla guida? Oddio, è arrivato Rob, ragazzi, il bot l'ha ucciso immediatamente. Che ha detto Rob? Bestemmiato, mi pare. Non nominare il nome di Dio capo... vabbè, eccolo qui, Rob, guarda, godo ma che non ho il rimorchio, dove sono? Che lavoro ho preso? Ma con... Il rimorchio? Come stai, Rob? Ho preso senza culo, l'ho preso. Che vuol dire? Come sta il cagnolino, Rob? Come sta il cagnolino? L'ho preso... Senza... Vabbè, Daniela, pure lei, completamente fuori di testa. Devo andare a raccattare... Mamma. Il cane di Rob, che tanto si chiama Inter. Almeno tu non salva, si chiama Inter, il cane di Rob. Adesso confermerà, eh? Rob, se dici di sì, veramente io... Si chiama Inter, il cane di Rob. Non è un grande appassionato Inter. Del calcio. Ma come no? Ma lo saprò io, il mio amico Rob. Ma poi cazzo chiami il tuo cane Milan? Ma chiamalo, cazzo ne so, Vieri. Ma che cazzo lo chiami Inter? Ma Vieri va bene, Milan e... fa cagare ma uguale, lo chiami come me, l'organizzazione. Ma fanno cacare, farà cacare il l'Inter. Cane a essere Omaua o Dotti 10. Cioè, non c'ha senso. Ma anche no, Vieri non è bello come nome per un cane. Vabbè, ma sempre meglio di Inter, capisci? Una mia amica il cane che si chiama Juve perché Juventina. Sono d'accordo. Vabbè, con te. Vabbè, licenza smetto. Dall'esistenza. Non... Per tutti sì, eh? No, licenza dall'esistenza significa la morte. Non è no, caso. No, no, dalla tua. Cioè, Renzo, non la includere più nelle tue attività. Perché una persona usa il mio camion. Milan è un nome croato. Stare attenti, eh? Altro carico fragile, mi pare. Anche Kakà è un nome in alcuni no, punti. Già va bene, mi pare in Grecia. Kakalazze. Ma non è il problema del nome, però. Il problema è dell'organizzazione, cioè non va bene, secondo me. Hai fatto, Moro? Sono un drago, ragazzi! Ragazzi, ma che pilota, eh! Ovviamente mi fa un po' male la mano, però non importa. Ciao, Marco. Ossa! Ma sei al contrario? No, sì, che sto suona? Andando a prendere il culo. Oh. Culicedro. Cacca! Cacca. La Batis. Marco, come ti senti a questo punto? Che non sono abituato vediamo. A guidare con ci il vediamo, culo. Ciao, papelli. Ciao. Adesso dobbiamo capire che attività farti fare. Che frenare ma un po' di attività creative. Laboratori, queste cose. Ma che lavoro? Non è che sono un centro ricreativo per drogati. Cioè, non è che sono andato al CERT. No, beh, Valerio, oggi è proprio lì per essere bannato. Gico, è proprio un pelissimo deve essere bannato. Adesso gli facciamo fare qualche giochi per la memoria, queste cose. Ma non è che state riprendendo una persona che ha avuto selezioniamo un colori, il memory. No, vabbè, il memory. Il meme. Compro il DAS se gli faccio fare le formine. Hai visto? Ho colorato il mio shell. Avevo letto male, amore. Ho recuperato la gru gigante che dobbiamo portare non so dove, però. Vuoi vedere, Marco, il mio vermone? Sì, se ti alzi e mi fai vedere il pisello potrei ridere fino a domani. Non è il pisello? Non riderai fino a domani, se mi alzo faccio vedere il pisello. Lavoro anonimo. Cosa devo fare, ragazzi? Come si prende? Devo solo prendere il carico, non devo fare prendere il carico. Metti, grande, se non riesco a vederlo, se lo fai vedere colorato. Controllo vermone, perché fai soppesi le palle, Valerio? Perché c'è tutta la gente davanti. Devo levare, Moro, scusami. Sì. Ora penso vada meglio, no? Ma tutti lo stesso punto stiamo andando a ritirare, ma veramente? Sì. Ok, T. Piedini. Pocket secondo me non lo fa, eh. Devi chiederglielo, devi fregarlo in un altro modo. Sì. Non mi chiamare capo.
Dai, poi, veramente, Lizza, c'è una macchina che purtroppo è venuta volontariamente addosso a me. Sì. Sta Volkswagen cazzo. Aspetta, non c'è. Devi andare a destra. No, non c'è, non c'è. No, qua no, qua siamo tranquilli. Sì, ma muoviti perché se, non ma so se dove andare. Mi va dalle palle questa Volkswagen Golf dei miei coglioni. Via! Devi andare. Va, va, Vedete, basta, non serve più. Un'altra. Il mio collo. Il mio collo. Che qua dovrebbero anche andare lenti, visto che escono dei cazzo di auto articolati, però boh. Chi lo sa perché. Oh. La macchina la lavo io. Ma no, Franci, ti prego. Cioè, ma la macchina qui. La lavo io. Che devi farla fare a Vector che è ospite? Non ho capito io. Vector, ma resta, basta trattarmi come io. Ma lo... sei un coglione. Sei. La macchina la lavo io. Non pensavo fosse rosso. Scusa, poco fa hai scritto, Vec, quando vieni ti faccio fare i mestieri, lavare la macchina. Sotto ho scritto, la macchina la lavo io. E che cacchio mi fai a fare, Vector? Allora? Non faccio niente qui. Fagli lavare i piatti, che Vec è contento. Ma vado. Trem. È quello che mi stava facendo. Ma la macchina, ma rovisami però, non lo so. Ma se vado a sinistra è per evitare. Però notate che il capo non dice i mestieri li faccio io. Ma scusami, ma li faccio di default? Perché lo devo dire? Tu, cioè, sono cose normali. Devo dire che mangio. Per la lotta. Ma la lotta non c'è mai stata in casa. Facciamo tutto io e Franci. Confermo. Sono perfettamente bilanciati io e Franci. Siamo una coppia da salasso, però questa è una frase che ho voluto dire non che non c'entrava niente. L'hai proprio buttata dentro perché volevi dire. Non so se confermo. Facci che palle però, ma lo fa sempre perché deve fare quella, veramente, no? Ma perché dare la gag. D'altronde, ragazzi. Dai, sono bravissimo, amore, di la verità. Sono un fidanzato modello, si può dire. Dai, Marco modello. Purtroppo Marco modello. Manca solo la guida. No, Marco ragazzi, Modello non voglio essere. Quanto riso, quanto riso. Ragazzi, Marco Modello. Perché il camion non piotta? Che c'ha? C'ha il carico. C'è abbiamo una ruspa. Oh my god. Invece io vado pure a 140 col carico. Ruspe. Non mi stanno colpendo delle ruspe. Forza. Cosa ho fatto? Non come siamo messi per il modello? Vector. Che sta, sta inventando cose che non esistono. Ma Marco ormai è già valentissimo. No, ma tanto Alessandro, sono una merda. Incredibile lei in questo caso, Marco, secondo me. Ma non sta dicendo come al solito, dice queste cose per rendere la situazione più intrigante, comica, ma non c'è niente da dire. Mangio, cucino, stiro, lavo, piscio, mangio, calo, cazzo se vabbè, ma quello non è che ci, non è che è la perdita di genere. Mangio, non credo sia peggio. Era per dire che comunque vivo la mia vita. Cioè, di queste cose, di queste cose praticamente c'era solo non stiro. Non ho mai stirato e poi stirare chi cazzo stira nel 2024. No, non ho mai stirato in vita mia. Cioè, di tutte le cose lavo, cucino, lavo i piatti, faccio le mie cose. Polvero, faccio tutto. Polveri, un casino, Devo abbassare un po' il volume. Come Franci, d'altronde. Certo. Poi mi sgrida perché dice che la lavatrice la faccio Franci, male. Che cazzo stira nel 2024? Basta li tira. La lavatrice un po'. Mi sgrida che dice che non la so fare. Io non la so fare, ragazzi. No, ma perché non mi ricordo, i numerini, gli chiedo sempre, farà. Quindi mi sgrida. È che non l'ho mai fatta, quindi... anche io non l'ho mai fatta, infatti sarà un po' nei casini. Devo guardare i gran video tutorial. No, ma io le ultime due l'ho fatta e che lei mi sgrida perché non mi ricordo i numeri. Io gli chiedo, io so come dividere le cose, più che altro. Ecco, qua è arrivata. Tutti i cazzi di colorati, roba. Esatto. Cotone, non cotone. Cosa vuol dire? Sponte, non ci vai a farla. Cosa vuol dire di mia sponte? I panni che ti deve dire, vai a fare la lavatrice, dai, falla, ti guardo. Ma intanto sulla lavatrice sono solo i suoi vestiti. Perché tu non li lavi? E non dire di no! Intanto ti ho appena piegato le mutande, signore. Per un paio di mutande. Mezzo secondo fa una coppia da salasso, vorrei ricordare. Non vedi le azze, non so cosa c'entra. Cosa vuol dire? La prima cosa che ho letto in chat. Cosa vuol dire? Sono mutande piegate, cioè ho riseduto. Questo, quindi me li stai sporcando? Scusami, l'hai messo sotto il culo di Ori. Sotto il culo Ori? Che cazzo, Veramente l'Ori sta rabbia, facciamo tutto insieme. Oh, ma... che siamo bravi, siamo una bella coppia. Però sei tutto a posto, Non mi sono fatto neanche danno. Non è vero, questa è una bugia. Come mi giro la adesso, ragazzi? Piano piano. Non credo. No, non credo. C'è strada, non c'è... è stretto, E vai a marcia dietro fino al casello,
Cerniere chiusi, bottoni aperti e stampe al contrario. Di cosa parliamo? Ma ragazzi, ma possiamo rimanere coerenti un attimino? Che non si capisce. Ime. Che cazzo? Con chi parli, Liezo? Con te, hai bloccato una tua strada. Però sono riuscito a girare. Con chi parli, Liezo, l'unico ostacolo gigantesco alla strada. Marco che subito nasconde la trombetta. Che devo fare? Qua mi remano contro pure in chat. No, non fare lo slalom gigante. Fare la lavatrice non sapete niente. No, è una cosa, non è niente. Ma io non mi ricordo i gradi per le varie cose. No, io non so come e se me lo dici, me lo scordo due secondi. Come dividere i vestiti? Ah, io non saprei come fare la divisione. No, però i gradi in base al colore cambiano. Sono cotone, vale varie. C'è scritto nell'etichetta quello lì. Sì, ma Moro, se devo lavare 50 panni ci metto 20 anni a guardare ogni cosa. Invece magari me lo dice lei che se lo ricordo. Penso che dopo un po' comunque ti viene automatico. Ma io lavo a 30. Adesso me l'hai detto da 10 minuti, me lo sono scordato. Essendo da solo, poi dopo farò una lavatrice ogni 2 settimane. Cioè, che cazzo devo fare? No, ma infatti faccio tutto a 30. Il problema è che mi scordo proprio la cifra. Alessandro oggi è fuori controllo. Poi mi basta farla 2 volte e me lo ricordo. A parte che scusa, la soluzione faccio lavo i piatti, se la soluzione fai tutto a 30, allora vaffanculo, scusami. Ma non per tu, in realtà alcuni campi sono più delicati. No, io voglio fare le robe, voglio capire il funzionamento delle cose, se non impari mai. Facile dire fai tutto così e no, non va bene. Tutto a 30 comunque pulisci, non è che è una merda. Sì, ma non va bene, non va bene. Ma sì che va bene. No, devi dire non va bene. Per saper utilizzare le cose, devi capirne il funzionamento. Non va bene dire balle. Lavi tutto a 30. C'ho 50 capi, delle volte non c'ho balle di starli 1 ora e mezza. Non è che imparare lo impari una volta che hai imparato, poi non è che devi fare poi... Non è tutto a 30 la per dire, Mary, chiaramente non è tutto a 30. L'ammorbidente non si usa. Ho sbagliato. Hector, perché sei stoppage? È perché sto confabulando, eh. Ah, capisco. Ma che diglielo Morelli, 2 secondi fa ha detto metti tutto a 30 per non sapere leggere né scrivere, scritto. Ma poi Moro non sa come funziona, parla. Vedrai quando avrà 50 panni da lavare. Io mi studio, passo 3-4 giorni a studiarmi la lavatrice in quel caso, Come quando mi prendo le palle, poi compro la lavatrice quella, mi divento un appassionato, io lo sai come funziona. Ma sì, per quella settimana lì. Appassionato. Compra 7 e poi le rilascio 6. Che cazzata, conoscendomi è proprio così invece. L'ultima volta ho fatto a 30 perché mi hai detto metti a 30. Se mi dicevi di mettere a 56, mettevo 56. Tu mi dici, io eseguo. No, mi dimori il bucato. Con il vero capo, ma così. Poi dopo i vestiti durano 3 giorni se lavi di merda, Non c'entra niente quello, mo. Sì. Ma non c'entra olio. Se vuol dire durano 3 giorni. In che senso? Se li lavi male li rovini. Ma perché mi trovo a fare? Devi proprio fare un lavoro tanto grave per rovinare. Sono addebitato per la pazienza. Se lavi tutto a 30, no, cioè. Se c'hai dei capi. C'hai più... tanti Vabbè, ma quello sei un pirla se li metti a 30. Se c'è scritto di no. Se li lavi a 30, non è che ti durano 3 giorni. Ti durano normali. Chiaramente, se il capo è delicato, particolare, c'ha bisogno di un suo risciacquo, lo lavi a 30. Sei un bastardo. Ma se c'è scritto. Poco poco si taglia. Giusto, Daniela, vedi. Daniela ha trovato la soluzione apposta. È come se ti dicono cuoci la bistecca 6-7 minuti fai mezz'ora e sei un bastardo. Lì c'è scritto palesemente è come se ti dicessero ma sì te cuoci tutto 10 minuti. No, ma non è la stessa cosa perché tanti capi vanno a 30, tantissimi, non tante cose vanno a 6 minuti in padella. 90. Bravo. Volendo tutto questa è la cosa che c'entrava niente. Sì, sì, volendo tutto va bene figlio di 30, sforno, non è. Ma perché 30 tendenzialmente sì. A meno che non è un capo veramente particolare, non è che vai a rovinarlo, però può succedere se stai attento. Può succedere perché magari metti qualcosa che non devi. Però c'è il fazzoletto nella tasca. Quello si sfalda a prescindere. God. Mi sa che anche se lo fai a 1, bagnandolo lo rovini. Facendo la 30 quello non lo risolvi, no? Quello lì non è una questione di lavatrice, quello è una questione di disattenzione ante tutto. Ante Rebic, certo. Va bene, magari ci metti le scarpe nella lavatrice. Perché qualcuno volendo si può fare in realtà. Magari ci metti delle merendine. Dov'è, a destra o a sinistra? Io vado le merendine nella lavatrice in Giappone, per esempio. Per esempio. Però la carta ha tenuto bene. Ma non si capiva bene. Ma no, era dritta, scusa. Non si capiva così bene. Quanto cazzo mi boh, adesso è lunghissima per te. 1500 km, ma io giro. Porca puttana. Quella di Giappone, ricordatevi che domenica iniziamo il Watch, vero?
No. Non abbiamo detto dopo Pasqua, perché sennò poi viene interrotto a metà. Non lo so, però... Hai pure ucciso una persona morta. Poi ce lo vediamo. Non mi preoccupare. No, io direi di fare dal 7 aprile, perché se facciamo adesso sono due domeniche e poi c'è Pasqua di mezzo. Quindi sarebbe... Gli ultimi due video verrebbero rimandati di due settimane, non ha senso. Ah, beh, partiamo direttamente dal 7 e facciamo tre domeniche consecutive. Meglio. Il 7 dicembre, il 7 aprile era il giorno che siamo tornati, mi sa di sì. Non mi ricordo, Liezar, io non voglio pensare. No, forse sono tornati l'11. Boh, Moro, hai fatto qualcare? No, è tutto in sicurezza, ma questi si preoccupano per tutto. No, era il 7 che siamo tornati, sì, perché poi il 9 era Pasqua. Mi fido di te. Sì, siamo tornati il 7, l'8 siamo andati a casa, il 9 era Pasqua. E io vorrei avere sia Franci che Alice, se possibile, nella visione. Alice ci fa bannare. Alice, ma non ci fa bannare Alice, non è vero. Alice ci fa bannare. Il problema di Alice è che per lei saranno le 4 del mattino. Non ma ha detto che non vuole dormire, quella rincoglionita, io la prenderei a pugni. No, le 3 diventano perché cambia l'orario. Non avete idea di cosa abbiamo combinato io e Alice, raga. E io ho un po' di storie, ma non ve le racconterò. No, perché pensavamo di riguardare i video del Giappone commentandoli eventualmente. Sì, facciamo due video ogni domenica, in modo tale che abbiamo tempo anche magari di stoppare un attimo e dire un paio di cose. Perché raccontare magari cose se ci viene in mente qualcosa. Guardando la chat. Anche solo dire dove siamo. Fate conto, per esempio, il karaoke, in realtà c'erano 200 clip. Io non mi sento. Al karaoke ci sono una marea di filmati su Telegram. Sì, anche su chi era nel gruppo sub all'epoca ha un sacco di filmati. Sì, dice scroto. Ma no, allora, io Alice sì, perché siccome c'era Liezer, voleva andare al negozio di Harry Potter, e io, vabbè, sono andato, ma non è che io mi ero particolarmente... Al negozio di Harry Potter. Sì, c'era il negozio di Harry Potter, ma e quando? Siamo andati perché... il negozio di Potter, sì. Quello sì, durante... non mi ricordo, eravamo... Sky 3 eravamo. Sì, no, ma tu, cosa vuoi intendere tu? No, perché tu volevi vedere il coso di Harry Potter, sì. Siccome io non ero... Ho guardato un attimino, poi ho perso subito attenzione come i bambini. Siamo messi a urlare scroto ai giapponesi, sì, okay. Io e Alice. No, pensavo la volta che siete andati a cercare la cosa di One Piece. Quella cosa non l'ho messa. Siamo andati a Lego. È un messaggio video sul gruppo dei sub. Scroto. È quasi morta Yoko d'infarto. Questo non l'ho fatto vedere. Forse il oggi live. Su, meno male. Sei visto il live? No, sei visto il live. Sei visto il live. Si è proprio accasciata. Abbiamo detto che è morta. Adesso l'andiamo sì, là, è vero, perché eravamo dove si vedeva il stavo dicendo il Vesuvio, dove si vedeva il ma anche tutta la parte del Pacinco in cui ho rischiato una rissa con uno Yakuza, tutte quelle cose lì l'ho raccontate, ma non si vedono purtroppo. Ma scappare, è coraggioso, ragazzi. Ma che coraggioso, ho tagliato fatto le parti interessanti, ragazzi. Yakuza like a capo. Like a ma comunque sì, facciamo da domenica 7 li guardiamo. Ma io il 7 sono ancora là. Songs. No, come se ancora non sono lì? Sì, io me ne vado via il 9. Però non sei da Mark. No, non sono da Marco, però quindi... sono lì e spero di riuscire a vedere. Moro, come me questa cosa? C'è del cartello, il cartello. No, io non ho. Io ero tranquillamente, me ne sono andato via. Basta, non è che tre. Grazie, Robby. Proprio a fare vista in Giappone, l'ultimo dei miei problemi. Ma in generale fare rivista l'ultimo di quelli. Tu suo Ciucci? No, è che c'era una Moro, qua non si muove nessuno, io voglio uccidermi. No, ma vedi che adesso nel si gioco. Muovono. No, bestemmiato, non nessuno ha bestemmiato. Tra l'altro siamo vicini a Calais, che mi pare sia Calabria in francese. No. Era un clacson questo, mi pare, Vec. Sì. No. Una da... No. Guarda che casino di merda, guarda. Mi schiacciavo lo scroto. Non c'entra niente. Cosa... Dai, ragazzi, è mezzogiorno. Cosa mangiate oggi? Io ho detto il pollo con le zucchine. Oggi sai cosa mangio? Dimmelo. Mangio la pasta con il tonno. Bravo, buono. Tonno, olive e capperi. Oste. Quindi da domenica, rosso e bianco. Da domenica 7, non da questa domenica. Oh, se volete si può aggrizzare questa domenica, però poi a un certo punto dovrebbe... No, ma poi dobbiamo interrompere lì, cioè non c'è senso. Si fa di fila, così appuntamento fisso. Venite al salmone. Ma Brozov oggi fa tanti anni. Compleanno, tanti così. Bene.
Tra l'altro, il salmone è il suo cibo preferito. Il risotto. Il con il prosciutto cotto perché sto malino col pancino. Il risotto col mio pesce. Me lo mangio nella. No. Io oggi non so cosa mangio, però qualcosa si Vector, vuoi che ti faccio il pesto quando vieni qui? Ma puoi farmi quello che vuoi, anche l'amore. Dai. Però non lo faccio con i pinoli. Fagli il piatto tipico milanese, fagli il risotto. Te li porto io, Marco, che te li porto io. L'osso buco. Risotto con l'osso buco non lo mangio fai io. La cutuleta. L'osso bullum. Lo mangia. No, ho fatto un incidente grave e si è inchianato un... L'osso bullum, se vuoi. Boh. Non ne fa. Ma fagli il risotto alla monzese. Ma non voglio farlo il risotto. Vabbè, allora passa il pesto che lo può fare anche a casa, scusami. Ma io la faccio più buona. Ma che dici? Vabbè. Ok. A parte che anche il risotto se lo può fare a casa. Fagli la figa cutuletta. Buona, è buona, ragazzi. Fritta, chiaramente, nel burro, nello strutto, Pinco, sì. È buono il risotto al radicchio di Francia, è vero? Io vi fo la pasta, io vi fo le trofie con gli asparagi e speck, vai. Si possono spostare i lor signori coi sub che ve li toglierei? Molto delicato. Quasi quasi sì, faccio sì, già la benzina. Io ho fatto non sia mai essere scortesi per fare. No, li toglierei. Bel sushi milanese, beh, ce l'abbiamo non troppo lontano. Due minuti, già portalo al sushi non ha... Al sushi non andiamo mai. Portalo al Sagan. Certo, così mi sbindico. Centrale, come si dice in... Beh, considera che non è weekend lì. No, quindi devo tornare anche a casa, un casino. No, non si può fare. Però il Sagan mi... Grazie, quanto mi manca. Cioè, vuol dire che salto tutte le live se faccio... Se vado al Sagan. Quanto mi manca lo swipe in Jesus. Ma non è un grave problema. Il Sagami. Ho scoperto che lo Stick and Shake era anche uno dei più buoni. Lo Stick and Chase era il classico. Beh, tu dici Jesus, io non posso dire Chase, perdona. No, comunque... però tu l'hai detto giusto, hai detto swipe Jesus, che era uno storto. Cioè... Effettivamente, come fast food era decente. Era lo Stick molto, and Shake. Buono, solo che il fatto che abbia chiuso per cose sanitarie mi fa. È quello lì, ovviamente, magari mangiavamo la merda. Sì, quello era un po' strano. Era proprio buono. Io l'avrei continuato a mangiare. È che erano piccoli, però probabilmente il fatto che fossero piccoli era anche il segreto per essere così saporiti in quella condizione lì. Perché io ne devo prendere almeno due per saziare. No, io me uno da. Poi c'erano anche. Cioè il bello della Stick and Trinisys era che potevi prendere anche il frullato se non ti andava il panino. Cioè, dire che ormai gli specchio in Jesus li faccio io. Pure io, quindi ormai sono proprio addomesticato in diretta. Ormai lo Smash Burgul. Mamma che buono, ragazzi. Devo comprarmi il coso per schiacciarli apposta. E anche io che non ce l'ho. Che l'anima desaparisci. No, ha strappato i peli. Eh no, perché mi sono tolto i capelli da davanti e ho voltato il microfono, vi chiedo veramente scusa. Dovrei veramente buttare queste cuffiacce, ma ancora ce le ho. Ma dai, ma ragazzi, se andiamo a Milano è dura, cioè, sarebbe bello, vediamo, però... No, però da segnarmelo potrebbe essere interessante. Tommaso, ma le banane sono perché sono caramelle. Ma poi il locale che aveva passato tuo fratello nel gruppo di WhatsApp... Quale? Dei tanti? È l'ultimo che aveva passato... Sì, uno degli ultimi che aveva passato, tema proprio... giapponese che sembrava molto fedele, non so se poi siete più andati, non mi ricordo il nome quindi non so come aiutarti. Può essere, non mi ricordo il nome, aveva messo tuo fratello nel gruppo di WhatsApp, aveva messo due link quindi è uno dei due. Ci sono stato ad un evento mica male, dice Umberto, gastronomia. Devo segnarmelo, me lo segno questo se non si leva, perché anche se non sembra il curry è uno dei cibi tipici giapponesi. Attiva, perché non pensa che sei indiano, roba Da Gogo Curry. No, perché il curry indiano è magico, è la spezia, merda, No, no, proprio sì, no, fatto tipo pollo al curry così, il curry tanto giapponese. In Giappone è un piatto, non è la spezia, esatto. Ci sono proprio delle catene che fanno solo proprio dei pezzi di merda in effetti. Come dicevo, se voi andate in giro e trovate un'insegna gialla gigante con uno scimmione, quello è il Gogo Curry che mangiate veramente con niente soldi. Ma è quella che forse quella dove siamo andati l'ultima sera. Mi ricordo, può darsi. Non mi ricordo se era quella catena lì, però se c'era il gorilla compratevi preparati per il curry quelli nei pacchettini piccoli al supermercato, fanno cagarissimo, mamma mia. L'ho provato a mangiare, cioè qui in Italia, per ragazzi, lo facciamo sapone due volte alla settimana, non lo so, forse è meglio cambiare. No, non è un zona.
E poi non, vabbè, non credo faccia troppo male, a meno che non mangiare vai di corpo. Mangiare tre volte alla settimana... Ma il curry non fa male, eh? No, ma non è vabbè, perché no, fa male. È solo per il gusto, ok? E che ti mangi sempre la stessa roba. Vabbè, però... Vedi tu, insomma. Il curry non fa male... Beh, non credo. Fa male. Cioè, va bene, okay, chiaramente se lo mangi 5 volte su 6, su 7 magari... Può creare qualche problema. Sì, dipende come lo fai. No, male non fa. Dipende cosa ci metti. Il cibo è complicato adesso. Se fai solo quello, solo verdure. Sì, antinfiammatorio fa molto bene in realtà. No, cioè, ma più, non è, fa non meglio è la curry, ma non è il curry la spezia, il curry piatto. Curry, ho capito cosa intendi. Beh, tanto ci sta. Non è che si mangia il cucchiaino di curry. No, beh, no. Sono cose sì, ma dipende come lo fai. Non è che... Oh! Perché non puoi andare al Sagami, Francesca? Che è chiuso. È vero che voi ne avete una marea lì in Emilia? Moro, c'è Milano e Emilia, basta. Cioè, praticamente... È molto buono il Sagami, sì. Sagami è anche, perché non puoi andarci, Francesco? Io ci sono andato, ormai quante volte sono? 5 volte? Se vabbè, il piazzo ti va... Sì, vabbè, ci puoi parlare. Qui a Reggio c'è, ma oggi non... Ah, vabbè, oggi, ok. Comunque in Giappone c'è il riso al curry, Ah, sì? L'abbiamo mangiato, c'è la cotoletta. Era molto buono. È il cazzo curry, il riso al curry. Io ho preso il cazzo curry. No, sì, ma pensavo che abbia preso lo stesso piatto lì. Quanto sì. È che c'era il riso curry e poi la ma il curry però non è il curry è quello è tipo da vedere tipo spezzatino. Moro, sì, è il cazzo curry. Sì. Solo che c'è col cazzo curry c'hai semplicemente con la cotoletta impanata. Sì, esatto. Infatti alla perché c'è perché curry... in realtà tipo di curry ce ne sono di tipi ce ne sono tre praticamente. Ce n'erano nel menù ce n'erano un po'. Il red curry, il curry quello normale e il green curry. Poi sono tutti uguali da vedere. Che se ho mangiato quello normale, però... ne ho provato altri. Non so. Vabbè, tu vai dallo scimmione Inc, ti paghi tipo una decina d'euro per farti fare quello XXL e ti mandano sto mezzo chilo vabbè, di riso col curry sopra. 10 euro è già anche tanto, guarda. Sì, Giappone sì, 10 no, euro devi aver preso mangi veramente tanto. No, no, ma è proprio mezzo chilo di riso. Col cambio che c'è adesso poi. Vabbè. Ricoperto di curry, poi ti mettono la cotoletta sopra. Grazie, Giano. Grazie, poi ti Giano. Mettono, mi sa, dei gamberi in tempura, un po', alcune salsiccette e vai che è un amore, Sagami ne ha aperto uno in provincia di Milano. Dove? Perché io sapevo che c'era solo quello in centrale. Ne hanno aperto un altro qua in zona. Anch'io conosco dov'è, quello in centrale. Comunque non credo che spedisca in la sua parte il Sagami. Non credo almeno. Spedisce. No, beh, fanno asporto però in zona. No, perché l'ha scritto Ime. Quindi non credo lo mandi in Sardegna. No, non credo. Vabbè, tipo, pure io ho una fame che mi mangerei veramente tutte le guglie. Io vorrei addentare il piozzo. Giappone per quanto riguarda mangiare fuori chiedeva, fantastico. No, mi trovo bene ancora col G29. Cioè non lo uso tutti i giorni, però quando lo uso mi ci trovo bene questo volante. Se voi avete delle pretese da girare competitivi su simulatori, ovviamente no, però per un uso normale è più che adatto. A Bellinzago a Corte Lombarda ce n'è uno, davvero? Non sapevo questa cosa qua sinceramente. Non siete sicuri? Sapevo. Non è che si chiama Sagami, ma non sì, è magari Sagami. Non è un sushi, alla Corte Lombarda Bellinzago, ok, lo stesso. Allora, ok, l'avranno aperto adesso. Non è un sushi, è quello che fa. Ma l'avranno, magari l'hanno aperto adesso. Prima ah, non è che magari si chiama Sagami, ma non è. Sono sicuro che tempo fa non ce n'era un altro oltre quello di centrale. No, l'hanno detto sicuro. Che è aperto recentemente. Però si è aperto adesso. Ci sta. Oh my golf. È veramente buono il Sagami, ragazzi. È effettivamente la cosa più simile che potete trovare di Giappone in Italia. Ha un prezzo buono. Sì. Ma che poi, vabbè, se vai a spendere 100 euro per piatto, ok. Ma anche sushi non all you can eat di buon livello difficilmente si avvicina alla cucina giapponese spesso. Da qui perché comunque fanno cose più per noi. Perché magari non sono nemmeno cioè Sagami l'hanno giapponesi, aperto fine anno scorso, sono molto fusion in generale. Pinco, ma come cazzo hai fatto? Cioè il tonno giapponese, noi io e Lieta ci eravamo fatti ordinare la ventresca dal ristorante quello lì. Ti ricordi quando era chiuso poi? Però comunque non era come quello del Giappone neanche lontanamente. È diverso dal tonno normale, che già si sentiva che era molto diverso, ma non è comunque paragonabile a quello giapponese. No, e lì lo paghi comunque tantissimo, però non è uguale lo stesso. Oddio. Cioè, quello del Giappone è inspiegabile, si scioglie in bocca, vabbè, è immagino. Qualcosa di proprio inspiegabile. Non ci sono parole, dovrete provarlo e basta. Rispetto, okay. Io adoro il salmone, ma in Giappone è uguale. È mille volte meglio il tonno. Sì, sì. Anch'io preferisco il tonno in Giappone. Ma perché è anche trattato meglio il tonno, quindi... Cioè, il salmone è come il nostro, uguale, cioè alla fine lo mangi qua, lo mangi là, è più o meno uguale. Io ti dirò, a Roma, a Capodanno, sapete, con tutti abbiamo preso un po' di sushi, che era molto molto buono. Ragazzi,
completamente rovinato il tonno. Tonno allucinante, io vivrei di quello adesso. Cioè, il salmone dopo un po' mi rompe un po' le balle, però è l'unico che potevo mangiare. Sì, il tonno sì, invece, boh, ragazzi, ma nell'ano con tutte le squame. Cioè non... ma quello che c'è in Italia non, Umberto, non è la stessa Umberto. Cosa. Il salmone in Giappone esiste solo perché ci sono questo. I turisti, come gli uramaki. In alcuni posti fanno gli uramaki, ma solo per i turisti. Sì, sì, gli uramaki non li mangiano. Non li ordano. Croffle, non mi ricordo. Devi ma è tipo anche una roba semplice come il... Che Brozov e Pico sono disconnessi. Esatto, dei takoyaki allucinanti. Come si chiama? Anche solo il... Il come si chiama quello di uovo? Adesso mi sta sfuggendo il nome. Tamago. Il tamago mi è piaciuto tantissimo, molto dolce. Sì, a me è piaciuto tanto. Però una frittata dolce, comunque sia. La rifai tranquillamente in Italia, sì. Quella lì se ti metti d'impegno. Però quello lì, per esempio, che è una roba così semplice, mi è comunque piaciuto un po'. Adesso robe. Mi manca il Giappone anche per queste cose. Io andassi lì proprio un problema in cui o mi date 6 tera di SSD di spazio di macchine fotografiche, io non me ne vado mai, manco morto lì dentro. Io penso ho registrato un botto e comunque avrei voluto registrare il doppio probabilmente, ho registrato già tantissimo così. No, ma io campo ho dovuto tagliare un sacco di roba la mia vita, figuriamoci lì. Ma dove vuoi andare? Beh, Alessandro, manco essere un bastardo di merda stamattina però, Per sentirsi vivo, desaparecido. Vabbè. More morto, credo, eh. No, sta tenendo la testa completamente vivo. Tremare un casino. Non lo so, Boro, ti vedo io sono bellissimo. Anche loro, vedi, tutto stanno tutti bene, ragazzi. Quanti chilometri vi mancano voi? 850. Anche no, okay. 1880. Siamo più o meno uguali. Ah, sì, ti vedo io solo. Mi sono anche dovuto fermare a prendermi un posto sull'aereo. Ma perché erano fermi poi qui, scusate? Non c'è niente. Ma vedono i fantasmi. Questo qui è un pezzo di merda, questo qui davanti a me. Io devo frenare necessariamente, wow. Sì, Mary Salta, risolta facile questa, Sorcio, vedi? Perfetto, Mary Salta, bellissimo nome. Anzi, non vedo l'ora stasera di giocare a Balatro in live. Secondo me vi spacco di urla addosso, eh. No, perché? Ma è così, quel gioco è demoniaco, vec. Tu devi... ma il poker, Moro, e le non carte... Non c'entra niente il poker, il problema è... non è il poker. Mi rende pazzo. Ma non è ottimo allora, scusami, devi smettere immediatamente. Mi rende veramente crazy nel cervello. Ci sono delle luci di una macchina, non c'è. No, venerdì live normale, non Moro. No, lo fa stasera in live. Moro by Night giochiamo... Stanotte nel Moro by Night, a parte che adesso poi quando facciamo un raid a gatto gli diciamo... Oh, ma quindi che cazzo di giochi devo scaricare? Sarebbe il caso anche di sapere. Ma stasera vuoi fare schermo condiviso? Se vuoi. Sì, sì, no, perché io voglio vederlo. Sì. Io non sono così intrigato, però se volete. Vabbè, grazie, Simone. Io vi guarderò dalla pandemia. Cioè, io l'ho già guardato, non è che mi faccia... non credo sia, ripeto, non è che è un problema del gioco, credo semplicemente non sia per me. Grazie della tier 2, Simone. Avviso che potrebbe durare un pelo Simone. Più di un'oretta. Vabbè. Vabbè, sì, ma lo contavo già. Grazie della tier 2. Perché se ieri sapete nel credere nel trusting. Quindi trasta, bisogna trastarla spesso qui, stasera. Tocca trastare. Io vi guarderò mentre mangerò un paninozzo dal locale e devo vedere con Franci cosa dobbiamo fare. Ma mi hanno detto: "Ma ti va di venire stasera a mangiare un paninozzo?" Sì, ok. Dove? Non lo so. Come non panino, lo so. Non è a sacco, se lo fai tu a casa. Certo, me ne vado a fare in culo, tra parentesi, pranzo al sacco, così, già. Quindi oggi mi porterà... Forse vecchio, perché lo dicevo anche a Franci, magari ti porta a quel pub che stiamo andando ultimamente, che è carino, comunque è tranquillo. Dove volete, io sono vostro totalmente, non c'è problema. Guarda, sono già andato due volte, siamo andati già. Io sono completamente vostro. Non bevo, chiaramente, però... Immaginavo. Bevo le cacate dai bimbi. Parliamo, chiacchieriamo, sta lì, si guarda la partita, l'ultima volta c'era la partita. A volte fanno vedere i video musicali, quindi stai lì a ascoltare la musica. È un pub, ragazzi. Non giuro, se vado sempre ai pub e non prendo mai niente da bere, quindi sono abituatissimo. È un pub che è mezzo gotico, mezzo steampunk, però non ci ha creduto abbastanza, però, secondo me. Poteva essere molto di più.
tipo, c'ha tutte le sedie fighissime, tutti i quadri, c'ha tutti questi ingranaggi appesi, però secondo me poteva fare ancora, figo, ancora un po' di più. Sì, sì, è carino. Sotto non siamo mai stati, sotto fa musica dal vivo. Però l'ultima volta c'era uno che suonava malissimo, volevo scendere e spaccargli la batteria. È un paradise però questo. La birra lì è molto buona, di Francesco, ecco, questo io non lo so, ovviamente. Io ho questo fatto che ormai abbiamo il sotto sembra un disastro, c'è veramente un casino. Noi stiamo sempre sopra di solito. No, il pub di fiducia contiamo sempre, tutte le sere. E ormai tutti quanti i dipendenti mi conoscono e ogni volta lo fanno apposta a chiedermi da bere per cazziarmi. Bastardi. Io ti ho detto, ho preso anche l'acqua io al pub con corn, quindi ogni volta io ho preso l'acqua e poi chiesi la Coca successivamente male. Ogni volta mi fa la ragazza che fa, ti prego almeno una Coca-Cola perché non ti sopporto più, accettare, lasciami stare. No, da noi sono abbastanza. Non è che si mette. Sì, c'è il proprietario che è un chiacchierone, però non bellissimo, è che ti viene a rompere le palle. Bellissimo. Io attacco un bottone con chiunque. Ed è napoletano, cioè ti fa il Napoli, quindi non so se mamma poi è napoletano. Mamma mia, allora ancora meglio! Bellissimo! Infatti, l'altra volta c'era Napoli di Torino. Torino-Napoli. Napoli-Juve a Perolli. Oh, cioè. Marco, che disgrazia che bevi l'acqua. Mi sa che non sei un uomo. Ciao, tra l'altro, come stai? Beh, vabbè, io metto lo smalto alle unghie, moro, quindi sono ancora peggio. Se... quello e bevo l'acqua. Ah, mando la benzina. Sono tremendo. Marco, ma come l'acqua? Una bella bibita fresca. L'acqua è fresca. Buonissima l'acqua, ragazzi, schizzato. No, però l'ultima volta ho preso la Coca Zero. Una tonica lo so, fa ridere anche a me. Volevo però usare una Coca Zero. Ho preso la Coca Zero l'ultima volta. Come a Torino. Guarda, io oggi proprio la butto di però gli analcolici, qualcosa che gli analcolici li fanno. Tipo, andavamo no, ma non c'ho voglia di spendere 7 euro solo perché devo fare il figo. Ragione. Non ho voglia. Oddio, ma sono buonissimi poi alcuni analcolici. Ne ho assaggiato uno. Siamo andati quando andiamo al lago dei genitori di Franci. C'è uno buonissimo. Troppo velocità e troppa curva. Ma io ho un gin tonic, se lo divido. Ragazzi, ho fatto cacca. Liezza, hai fatto casino. Surca! No. C'era una fila lunghissima. Dovevi girare anche tu, mi pare. Sì. Stavo rischiando di capottarmi, ho dovuto quasi fermare. Perché mi sto finendo la benzina, ma non ci sono. Dai, che cazzo. No, amore, lo so. La cabina lo so, storia, però che devo fare? Se è in compagnia, gli dico no, io non voglio pagare 10 euro. No, Come, qual è il tasto? F7 invio. Prima che io ho la cabina storta, devo comunque tornare a casa. Sì. 10 euro con la coca non è buono, raga. Ma non si muove da solo, ma si muove da solo. Lo so, amore, lo so, quello sì. Ehi, si è tippata una macchina dall'altra parte. Chissà se va. Una dozzina di gin tonic addirittura, Givo. A lui che non beve, poi quindi glieli offri, ma rimangono lì. Io ne bevo, a stento uno ne bevo, ma che una dozzina. Gibo, credo che a Brescia non ci verrà mai più, visto che poi si trova a Verona. Quindi non credo che verrà mai più lì. No, no, io voglio tornare per vedere se il Valerio Catullo Gate è una regola lì, o è tutto a posto per me. Però devo dire, l'ultimo aperitivo ci ha messo veramente tanta roba. C'era un pezzo di pizza, le olive ascolane, c'era... Bibita? No, cioè tutto, ti portano un tagliere lungo, cioè non largo ma lungo, e riempi tutto, sì, e riempiono tutto, quindi c'hai la pizza, le olive ascolane, c'hai i mini, sono un tipo di mini panzerottini. Dovresti bloccare, devo sbloccare il differenziale, va bene. Ma non è vero che non ti voglio vedere, ma che cazzo ha detto, scusami. Ma c'ha quelle manie lì, non mi vuole nessuno, ha la vera amicizia. Se gli dico da 3 mesi che non mi duro che ci vediamo, che non vuole matrimonio. Che sei, Gibo, che spacca palle. Oh, ieri gli ho detto che gli voglio bene, ignorata la cosa, ha dovuto subito fare la vittima. Sì, ma subito fare la vittima per il meme, sicuramente sarà un meme di Dario Moccia anche questo. Non mi pare, però credo questo. Beh, chiudo la live. Ma io esatto, solito vabbè, chiudo la live. Ieri ti ho detto ti voglio bene, hai ignorato completamente la cosa. Non faccio più la samba, rompi i coglioni, rompi. Ma che poveretto, noi poveretti. Manco diciamo che è un pezzo di merda, che gli questo qui che fa violenza psicologica da eoni.
noi siamo, no, lui poveretto. Solita tarantella gibiana, ormai è un modus operandi. Ma non ti faccio dire le cose islamiche perché è una presa per il culo e non va bene. Ma dire live solo perché io voglio dire Mashallah e Aram, ma non ma è stai scherzando? Ieri hai messo la gif, bismella, ma cosa? Ma stai zitto, deficiente, nel gruppo dei sub, che magari c'è gente che lo apre ogni tanto, vede le cose arabe, dice beh, prendono per il culo, ma non va bene, scusami, dammi pazienza. Non voglio questa cosa qua, non voglio che si prendano per il culo, live. Ma quanti parole, ci sono parole qui? Di bene infinito per te. Questa è la SpongeBob invece. Ma di nuovo, io ti odio. A me non posso nemmeno passare. Eravamo appena usciti, poi ragazzi, è impossibile uscire. Ah, perché ho guardato il GPS, non so se hai notato che era un 8. E effettivamente ti metto un po' preso di paura, eh. Capito? No, no, ma sono d'accordo, ti metto un po' di pressione. Questa volta almeno riparo, dai. Massaggio erotico. Ecco. Che fa? D'altro Moro, non so se tu hai visto, quando tu ripari, comunque ti rimane una percentuale di usura, perché devi fare tutto a sinistra se vuoi riparare tutto. Bisogna cambiare proprio completamente i pezzi. No, io faccio puoi riparare tutto quanto col tasto a sinistra, ormai. Non devi cambiare. Sì, no, nel senso che te li cambia. Ah, sì, sì, ti devi... Infatti a me costerebbe 300.000 cambiare tutto. Oh no, è vero? Vabbè che c'ho 1.000.000. Lo so, Gibo, che non le dici con cattiveria, figurati, ma se uno apre non lo sa, dice perché sta prendendo in giro la cultura islamica? E io che gli devo dire? C'hai ragione, non lo scrivere. Lo so benissimo che non lo fai con cattiveria, chi ti conosce lo sa perfettamente. Non è censura, Gibo. Ti stavo chiedendo semplicemente una cosa di non fare. Sì, ma perché per sicurezza, perché può essere frainteso come presa per il culo. Come se scrivi anche robe relegate a Dio, che possono sembrare delle bestemmie, so anche che scherzi, ma non voglio che vengano scritte nel gruppo. Aspetto qua, Moro, io, così. Perché non siamo nel gruppo degli amici del calcetto, siamo comunque in un gruppo con 400 persone che magari non tutti seguono le live tutti i giorni, magari ci supportano, ma sono un po' più distanti dalla nostra comicità o dai nostri scherzi internosse, e non voglio che vedano queste cose qui. Ma te l'ho detto tranquillo, non è che ti ho detto bastardo. Bastardo poi te lo diciamo a parte. Bastardo te lo dico poi per altri motivi. Lo dico in generale, poi quello non è il problema. Posso fare già il check-in se amore, lo vedo, no, Ori. Non sto facendo uno scherzo. Che paura. Non lo so, era un po' sus. Ok. Oddio, cosa ragazzi, fate? Non c'è solo la stufa stamattina. Ma un po' i piedini freddi. Guarda. Io ho le caviglie che mi stanno devastando, non ce la faccio più. Io voglio un chissolino da Ori. Ma non da me. Però che posso passare il giorno? Non vuoi. Bello. Mi prendi in giro, dici che non faccio le cose. Vero? E questa è una cazzata, infatti non ti parlo. E non voglio baci. Cos'è il tacchino? Fatto il tacchino per prendere perché in giro? È stupido. No. Non mi far fare incidenti. Sto andando quasi bene, no? Perché ne ho fatti un paio comunque, però quasi bene. Beh, no, però già che sei... no, quasi bene. Ma lo metti i doppi calzini. No, ma che palle. Oddio! Sì. Questo è Ori. Altro... Ecco, ragazzi, vado all'arcano. Oggi pasta alle lenticchie. Buona. Ori, no, aspetta, patato. Ma perché devi mandarlo nelle mie mani? Ciao. Questa curva brutta. Pipipiripipi. Oh, casalingo termoracolo. Marco le fa le cose di casa Madia? che cattiveri. C'era il buco, ma si è ristretto. Non ho fatto l'incidente. Non l'ho... Io le faccio le cose. Mi farò, sì, ho mangiato dinosauri di frumento con limone e rucola. Buoni. Dinosauri di frumento. Buoni. Non era un po' andata male la carne, però. Boh, man. Sono tipo i chicken nuggets. Sì, immagino siano i frumenti. Mai sentito. Ma poi ma sentito di frumento. Le birbe. Cosa sono? No, ma Mary, se l'hai fatto tu è ottimo per forza. Però. Esatto, sono d'accordo. Mi chiedevo cosa sono i dinosauri. E come i cileni ripieni le... di zucchero, sai, te lo sono chiedi. Vegetali, ok. Sono le birbe, ma fatte a dinosauri. Sì, sì, allora, sono i nuggets, però vegetali. Che bello che è questo gattino. Molto dopo gli devo dare l'altra pappa. Voglio... il pappone. No, il pappone, dai, Roma. Che bello che è tutto con le braccia concerte. Ma d'altronde Marco lo sai, dopo non guardo, ci si abbraccia a braccia concerte. Eh sì, questo cos'è? Un altro dei tuoi testi di quei rapper di merda che ascolti? Vabbè, infatti già lo sapevi, ma che cazzo voglio? Già lo sapevi, non c'è bisogno di far così. Ah, che bellino, Mary. E cosa c'è dentro? Oh, ma sta macchina dov'era? Eravamo io e te fino a mo'.
Ah, di frumento e basta, ok. Cioè, almeno penso. Eh no, beh, sembra buoni. Ma di frumento, quindi di glutammato, di ostia. Eh sì, perché se sono vegetali c'è qualche cosa che deve ricordare. Che cazzo la... vuole sta macchina di merda? Ma che cazzo vuoi? Vuole essere inventato male. Giulie. Vabbè, la macchina non c'è più, spero che non causi incidenti gravi. Era teso, non era Giulie. Frumento di aglio e cipolla, buono, non ci sta, fa un po' di sapore almeno, più deciso. Che bello, ma com'è tranquillo. È ruffiano. Ma Giulie, no, Giulie. Giulie. Giulie, Alfa Romeo Giulie. Alfa Romeo Giulie. Pipo, 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 pipo. Ma hai fatto già, tu hai già cucinato? Sì, sei fortissimo. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? No, pollo e zucchine. No, piove. Mettere gli abbaglianti che non vedo. No, Moro piove, fai attenzione. Non piove, non piove. Come non piove? Vedo le strisce di coca. No, le gocce di pioggia. Io non le vedo. Le strisce di coca. Da me a Vector è comparso insieme agli altri. No, va bene. Anche a me piove. Ah, ok. Quelli sono Moro che sono. No, no, da me. O è ancora troppo indietro. Da me non piove. No, sono davanti Vector io, quindi. Ah. Il problema è che poi, cioè, appena piove, il camion non gira più. Ci ho proprio detto basta. Quello è un problema. Mettiamola. Io già non sono il mago delle curve. Ma gira lo stesso. Sì, però ti sdrai. Sì. Ma è un piccolo problema, secondo me. Vabbè, è un buon compromesso. Puoi girare, però muori. Quindi, dai. Un patto sodo. Patto sodo, ma. Yeah. Patto sondrio. Non frena. A me non piove e giro tranqui. Ip me, tu per te. Ip me, pezzi me. Oggi pomeriggio devo farmi un gran sonnellino, comunque. Ieri sai che ero lì io. Riscatta i punti. Oh no, piove, ragazzi. Lì. Quando è arrivato? Inizio settimana che ho detto: sento un po' di sonno, fammi andare a dormire un'oretta. Erano le 3:30, ops, 6:40, buongiorno. E quindi niente. Io se dormo pomeriggio mi incazzo, mi è proprio bruciato la giornata, mi divento nervoso. Ah, prima che più di stare cadaverico. Ma questa sera c'ho da fare un sacco, poi devo stare ben sveglio per ballare. No, fai bene. Il cervello, poi dopo c'è il Morbay Night. Cosa facciamo stasera? Disastro, Che paura! Scusa, piccolo. Vabbè, luck. Patato. No, vabbè, dai, non sei spaventato. Io comunque già lo so, ragazzi, che una mattina mi troverò con una tromba nel culo e mi devo cagare addosso, La mattina tanto dovrà svegliare in qualche modo. No, ma non voglio buttargli la tromba nell'orecchio. Perché no? Devo che motivi sono? Per bestemmiare. Sì, tromba di culo, sanità di corpo, ma se sta dormendo gli trombo... Io ormai ho masterato l'arte del power nap. Io non so come fate, io mi innervosisco se perdo tempo il pomeriggio. Ma lo so, no, io se mi seguo tardi la mattina mi innervosisco molto. No, no, ma allora c'è da dire che non li sto facendo. No, beh, ma se ne hai necessità, non c'è niente di male. Perché c'è stato qualche tipo un mesetto e mezzo fa, ero cadaverico, tutti i giorni dovevo dormire il pomeriggio. No, lì tremendo. Quando ho avuto, cioè, post-COVID l'anno 2022. Tipo ottobre-novembre 2022, ragazzi, io non c'era pomeriggio in cui non riuscivo a non dormire. Terrificante. Ah, patato. La notte cosa mi guardi? Magari dormo poco. No. Vabbè, amore. Però io proprio sentivo quella di bolla. Che bello che è. Che faccio a dormire che non ce la facevo più. Che carino. Mi guarda e fa il pane sulle gambe di Franci. Che piccolo. Che piccolo. Al massimo se mi stendo e chiudo gli occhi a volte aiuta lo stesso. No, io la notte fortunatamente è sparito il trattore. C'era un trattore su tutta la strada, non c'è più. Ma che magia incredibile. Ma non è che c'è ancora, se vado a sbattere, no, se è sparito è sparito. Era perché desinca molto, quindi... Sì. Ma occupava tutta la strada e si è perso tutto. Dovrebbe uscire a breve l'aggiornamento super mega ultra. Io dormo male sempre, anche io non riposo proprio... Cioè, allora, stanotte è andata bene, però capitano... Durante la settimana mi capita spesso che dormo un po' strano, mi sveglio sempre. No, al massimo dormo poco, però dormire male... Cioè, a meno che proprio tipo, che ne so, c'ho mal di pancia, di notte, roba del genere, certo, mi sveglio. Che bello questo gatto. Mi rompo le palle, però... No, io dormo anche male delle volte. Io non lo so. Col trattore in tangenziale, mangiatevi un maiale. Beh.
Ehi! 21% di danni non è tanto in confronto ad altre volte, dai. In proporzione ai miliardi di euro sbossati. 300 km ci siamo, dai. Gaia. D'altro, per ciao, andare Gaia. Completamente fuori topic. Non abbiamo sentito l'enfound, dopo lo dobbiamo ascoltare. Mi sa, E mi riprendo, Gaia. Sono giorni che non riesco a guardare il video in generale, però ho ripreso ieri, oggi, e sto guardando la serie di Ron e Dredd su The Forest, ma veramente un'ondata di nostalgia gigante mi è tornata, mamma mia. Che belli che sono loro. Ron e Dredd. Quando si giocava su YouTube, ma io non ragazzi. Seguo, cioè, in realtà metto solo roba di gente che parla di manga o... No, io non ho te, cioè, non so, faccio un sacco di cose, non c'ho tempo di fermare a vedere un video, però quando capita, mi metto. Sai che tra l'altro l'altra volta avevo iniziato la... C'era la come si chiama? Non mi viene in mente la serie. Dai, storica. Di Dario, vabbè, non mi ricordo. Nercultura. Ah, l'aveva fatto su Blue Giant e l'ho interrotto a metà perché mi stavo addormentando che era sera. E quindi neanche quella ho visto alla fine. E Blue Giant però Giant, un po' lo devo prendere. Sto aspettando di vedermi secondi, tutto, ma perché voglio leggerlo. Chi? Valerio? Scusami, no, Flavio. Ma come al solito pioggia, c'è questa diatriba. No, questo è infame, mi ha inculato la fianca. Ma io perché? Ormai vedo anche video da 40 minuti di... Ma sono quelli, in realtà mi interessano un sacco, sono lunghi e parlano di cose anch'io, interessanti, ancora anch'io. Meglio. Io ormai non riesco, l'unica cosa che non riesco a fare adesso è giocare. Non riesco più a giocare fuori dalla live, non riesco. C'ho l'idea della fantasy da iniziarlo, non l'ho ancora iniziato, non ho uguale. Lo stimolo di iniziarlo. Non ce la fa, cioè o mi capita che gioco... Gioco ad Apex ogni tanto quando ci troviamo. No, ma giocare a Fortnite con la gente, sì. No, ma giocare da solo. Trama, sì. Io in realtà era partito il 2024, ho giocato già tantissimi anch'io. Giochi, poi mi si è spaccato. Anch'io, io tra a cavallo dei due anni ho giocato 4 giochi, poi basta. Mi sono fermato lì. Io ne ho finito uno. Io ho giocato un botto nel 2024 già, Cioè, se vado a vedere la lista, ne ho già tanti. Poi magari tra un paio di mesi mi viene ancora la voglia di farlo. Comunque, cioè, non è che in quelle due ore ti potresti guardare video che ti interessa effettivamente vedere. No, ma se si guarda TikTok magari TikTok. Perché gli interessano magari più cose e non si vuole soffermare su una roba lì scrolli perché non c'è incazzo perché c'ha voglia di scrollare e non fare niente sì, per di tempo semplicemente non c'avrà voglia in quel momento di guardarlo. Mi sto recuperando un sacco di podcast, un sacco di puntate, di interviste di 45 minuti, roba informativa che incredibilmente guardo più del video di 18 minuti su una roba divertente, per dire. Successo con la musica. Ma il fatto che tipo basta ascoltare la mia spontanea volontà, un po' quello altro canzone. Ci sta, Daniel. Io e Franci per esempio finisco la live e l'una. Mangiamo, ci guardiamo che ne so, un po' di adesso stiamo guardando Young Sheldon. 2 secondi sono già le 5 e io non riesco mai a fare tutto. Poi devo leggere, voglio giocare, c'è troppe passioni. Devo decidere ogni giorno cosa dedicarmi. E pure io. Cioè, ieri ho letto, per esempio, oggi magari leggo ancora. Devo avere il tempo di leggere, di andare a fare quello che mi pare, andare a giocare. Non posso farlo, devo scegliere. Sì, come sei l'unico. Pensa, adesso preso da The Big Bang Theory, che ho rivisto The Big Bang Theory, mi sto guardando Young Sheldon, mi sono messo in lista desideri, quella privata... Purtroppo. Un libro di Richard Feynman che quando mai avrò tempo di leggerlo, però mi vengono questi momenti in cui ho letto Dune che sono 600 pagine. Mi sono preso un libro di lingua giapponese che secondo cazzo inizia a leggere. 40 ore almeno. Ma no, soprattutto adesso che comunque sono anche con Francia e voglio dedicare tempo anche con lei, mi sembra che voli il tempo sempre. Sarà secondo, è Christiansen, dobbiamo andare, sei cruso. Ma passa veloce il tempo quando ci si diverte. Va bene. Zio. Credo, Sì, mi pare di sì. Ah, ieri io sono riuscito... Ho guardato un pezzettino della live di Umberto, cos'era ieri o l'altro ieri, che stava parlando il fogliettino con le uscite. Però vedi, queste cose qua le faccio al volo nei momenti, magari prima della live, che mi metto al PC, questi momenti un po' vuoti, dove dico, ok, mi metto a guardare... Che comunque è sempre relativa a manga o i suoi video, ma è sempre relativa a manga o letture. Mi sono guardato il video di Toriyama di Caverna. Su un po' pomadia, non so dove l'avete sentito. Tutta roba relativa a manga. Sto guardando ieri, ho visto il video di Mansi che ha fatto vedere l'edizione di Kenshiro. Tutta roba c'è. Tutte cose della home, però non l'ho. Che ha preso l'edizione quella più figa che c'è di Kenshiro della D-Books, che costa un occhio della testa. Tutta roba comunque relativa a. Fumetti o
letture. Ieri ho visto il video di Caverna di Sutoriyama, molto anche molto l'ho visto bello, quello di Caverna, ho visto quello di Ocelot per un po', ho visto quello di, ho visto la cosa che aveva fatto Sommo, ho visto tutto di Toriyama, di quelli che hanno pubblicato, anche perché mi ero preso ovviamente un po' dalla nostalgia, dalla tristezza, normale. Quindi mi sono messo a guardare chi ne parlava, anche perché poi ognuno ha il suo punto di vista, è sempre interessante. Di cosa parli, amore, in chat? Mi sono perso l'argomento. Hanno chiesto quindi in arrivo un pupo Madia. Ma poi non ho capito sulla base di quelle di discorso. Quale concetto? Cioè, dove era collegato? Dato che parlavamo di gatti, c'entra di mangiare, niente. Di non avere tempo. Appunto, tre cose con cui un bambino non coincidono minimamente. No, non vogliamo figli. Cioè, a me è sempre piaciuto, ma non... Ragazzi, ci vogliono i soldi. Io non è che dico no, però se qualcun altro partorisce al posto mio... è un io... problema quello. No, no, io non... In Italia almeno. Secondo me poi non è solo un problema quello. Poi tra l'altro, cioè, ci pensavo ieri... Sì, solo che partorire è la parte più difficile. Esatto. Ci pensavo ieri che... Ho 9 mesi nella pancia. Certo, no, ma certo. Quello, ma poi, cioè, anche poi allevarlo e tutto. Io allevarlo questo puledro. Ma lì azzardo è che dobbiamo andare? Il, il fatto è che io dico: cioè, in questo mondo, la gente, non l'avevi detto prima. Cioè, mi viene da pensare che faccia sempre meno figli. Di conseguenza, beh, sì, lo è quello il problema. Perché cioè, le elementari hanno dovuto costruire una scuola nuova qui con 20 classi. Sì, Olo, c'è anche l'adozione, ma rimane il problema dei soldi. Hanno chiuso altre 10 scuole. No, comunque non siamo a Fermignano. Ah, beh, è vero. No, perché hanno chiuso la scuola demografico. Hanno chiuso la scuola di prima. Sì, no, ma ci sarà indubbiamente, cioè è chiaro, però appunto porco mi viene Giuda, che botta, cioè, hanno chiuso la scuola di prima. Cioè semplicemente l'ha rifatta, perché praticamente perché vabbè, allora non è che c'è il nuovo, ma secondo me perché no, magari non sono 20 classi in più, ma prima erano 10, cioè sul doppio. No, però perché secondo me hanno intenzione magari di chiudere anche altre poi e racchiudere tutto lì. No, sono 20 classi elementari. Sì, chiuderanno altre scuole elementari magari in zona. No, e no, per aggregarle sono tutte in uno. No. Non fanno queste cose qua, non e Fermignano. Cose architettoniche. No, non è, cioè, se anche fosse così, di certo non la fai a Fermignano. Vabbè, certo. La fai più in giù, che tanto. No, comunque, cioè, io quando pensavo mi sono sempre immaginato papà, però in realtà negli ultimi 5-6 anni ho cambiato totalmente idea, ma perché... Ma sto con me. No, non è vero. No, ma perché sì, ho cambiato totalmente idea, ma perché effettivamente bisogna anche pensare a come vivrebbe sto ragazzino. Io meno male che ce l'ho sempre avuta questa idea che non mi andava, ma perché non... Io, tipo, è egoista anni... farlo perché voglio, cioè veramente ma egoista, io semplicemente a 20 anni c'avevo l'idea, ma non perché l'idea di vorrei proprio, cioè il desiderio, era semplicemente una cosa, Mary, come fosse una cosa di base, quindi prima o poi dovrà succedere. Sì. Però poi dopo... crescendo e guardando in giro il mondo, bene, Druido, vedendo le cose che devo fare io e tutto, dico... Sì, esatto, io devo fare per me, non riesco. Ci penserà poi qualcuno a farmi. Io sarei la mamma stronza e tu quello simpatico perché fai il simpaticone e lei non io lo vuole per invidia, lo vuole. Perché mette le regole. Io non ho detto niente, come al solito, lei parte col suo comizio, io non ho detto niente. No, esatto, Francesca, lo sa. Non è preoccupata, ragazzi, avete già me come figlio adottivo, non dovete preoccupare. Infatti, c'è Vector, la cosa brutta è che l'ho lato non fare io un figlio quanto farlo. Cazzo, ma perché devo pensare, ma in realtà non è, cioè io non penso sia egoista. Io non penso a non devo fare il figlio perché poi non c'ho più il tempo libero, no, penso anche a non posso fare un figlio perché poi il figlio lo devo educare io, devo credere, cioè esatto. È una responsabilità mia. Ma poi manco lo devo, cioè, a modo mezzo lo educa l'ambiente, però quindi non sei manco tu, ma saranno un sacco di cose, non devi certo, già non riesco ad avere a che fare con le persone in generale, ma figurati con il mio figlio, come fa? Cioè, c'ho già una chat da badare, non ce la faccio, vedi Gibbo come è venuto. Dove devo andare io? Un disastro. A Christiansen, ok. Perché non mi fa andare? Sì. Cioè, immagina mi nasce un figlio e segue Dario Mo. Cioè, bravo, non ce la faccio poi a... Io qui non voglio minimamente... Io qui non prendo il distanzo. Oddio, andrebbe bene. Magari se forse va bene. Potrebbe forse essere molto peggio. Forse almeno... 100% c'è il peggio, quindi... Sì, spara due minchiate, però almeno alla fine... Cioè, ti tiro due cartoni nella faccia. Ma magari sì, un sacco di scura, grazie di Dio. Guarda, almeno... Meglio lui che altri, sicuramente.
D'altronde Dario è mio padre, ragazzi, quindi... volevo chiudere il cringe, Volevo chiudere con il cringe. Niente, stiamo scherzando, figuriamo. No, no. Ma poi non riesco manco a prendermi cura di me. Vabbè, ma quello è un altro... Oddio! Che? Ho sbagliato strada, stavo andando dritto. E non ce la farò mai a girare un po' troppo. Poi il mio fatto è che, vabbè, io, cioè, dal mio canto parlo, sono stato calcolatore nel midollo, quindi se una cosa non c'ha... Cioè, se non mi sento di poter far fronte a una roba perché tante cose non la faccio, quindi un figlio sarebbe un rischio gigante che se non ho tutto quanto non calcolato... Non credo sia obbligatorio però... quello, che in realtà... Non credo, sì. Adesso non guidare un cane, no? Sì, le mammine pancine per forza, poi. No, esatto, quelli puoi anche evitare. Quello credo sia evitabile facilmente. Non è che a 40 anni devi per forza entrare nei gruppi in cui qui. Buonasera cerco vacche con le mosche. Con le mosche. Non è necessario. Con la voce della mucca. Io mi ci vedo così a 40 anni, però, Oh. Ragazzi, la strada è scomparsa, mi sa. Ma Gaia, ma sì, ma sono cose molto personali. Cioè. Ma ragazzi, sì, anche, sì, anche economiche, indubbiamente, ma anche ma ben venga, calcoliamo i rischi e non li facciamo. Infatti, a cazzo e poi crescono di merda. Uno che ha una stabilità e tutto, è chiaro che poi la pensa diversamente, ma per forza. Quello chiaro. Ma magari anche uno molto benestante dice, oh, non ci vale di bucare qualcuno. E cioè, che poi comunque non è detto che se hai i soldi per mantenerlo comunque ti cresce... No, perché comunque i soldi ti possono aiutare a dargli certe cose, un'educazione e tutto, però... È quello sicuramente. Però il resto ti ci devi impegnare tu, cioè per crescere, per fargli un carattere, per plasmarlo in modo che non venga su un imbecille. E che poi puoi provare a plasmare quanto vuoi, ma lui farà metà e metà. Metà da te e metà dall'ambiente che frequenta, che lo circonda. Comunque, se te lo lasci ai cazzi perché non riesci a stargli dietro... Ma, guarda, cioè il fatto che... Sì, ma Umberto, però poi vengono su di merda magari. Sì, esatto, cioè il fatto che i miei persone incredibili con l'educazione, però le mie minchiate le ho fatte, quindi cioè, non è che... Puoi dare tutto quello che vuoi, ma comunque uno agisce di testa sua, puoi fare quello che ti pare. Beh, la testa sua però è quella che gli hai costruito tu. In gran parte. Poi è chiaro che a scuola ha a che fare con altre persone e tutto quanto, però se tu gli dai un'educazione riesci a delimitare un range caratteriale, ciao. Insomma. Ciao. Ma io poi c'ho questo bimbo qua. Come faccio? Decente, buono. Come faccio? Ma è ancora prestissimo. Cioè, prestissimo, no. È bello, piccolino. Ci siamo più tardi. Tutti i pelazzi che volano in giro. Ma pensate che i nostri genitori avevano stabilità economica e migliori garanzie. Sì, quello lì sicuramente, ragazzi. Beh, no, magari quello anche lo no, penso. Però non è poi non... poi sono... Cioè, come dicevo prima... La stabilità economica e tutto, io dicevo stabilità in generale, non economica, stabilità anche psicologica e tutto quanto, e ti aiuta sicuramente a fare tutto, però non vuol dire che, cioè, tu c'hai comunque responsabilità e tutte quante cose. Guarda come mi guarda, i genitori che ho preso... sicuramente stavano meglio di noi. Quello ne sono sicuro. Non tutti, non tutti. Non dipende tutti, da, non da dove eri. Generalizzando, da parte chiaramente. Però. Però sì. Diciamo che avevano meno problematiche generali. Ma voglia se ce n'avevano di meno. Ma anche solo prospettiva futura. Ragazzi, cioè, quello lì è oggettivo, Dove sono finito? Nel culo? Moro piano. Avevano altre difficoltà, ma erano altre cose. Enter. Poi appunto come dicevo, una cosa dai, personale, questa la parcheggio. Proprio una cosa talmente intima. Questa la parcheggio easy. Purtroppo, cioè, va bene tutto quanto, ma spesse volte fare i figli è la mia cosa per sistemarsi nella vita. Lì, però se vogliamo metterci la stessa cosa, adesso ci sono gli attentati terroristici in un altro senso. Vabbè, c'è anche la crisi globale, c'è la crisi tutto, economica ormai che va avanti da vent'anni. La crisi economica, crisi climatica, ce ne sono. Ogni epoca anche ha avuto le sue, realtà, Ogni epoca ha avuto le sue, è sbagliato anche dire noi meglio, loro meglio, cioè, ogni epoca ha avuto le sue. Adesso sicuramente la cosa climatica è una roba che ti fa dire, ma mio figlio tra
sono ansie psicologiche. 50 anni che fa. Ma in realtà anche tipo per comprare non case, so, per robe, i lavori, tutti i cazzi, tutte le robe. Non... Vabbè, comprare casa era anche un problema anche all'epoca. Ma a questo meno. Una cosa che secondo me, oddio, scusatemi di nuovo, costavano in proporzione, sì, costavano meno. Quelli. Insomma, un'altra cosa che abbiamo questa volta in più, invece che in meno rispetto a quando i nostri facevano i figli o i nostri nonni, è che siamo coscienti dei nostri problemi personali, in grazia di Dio. Perché sono più diffusi, non è che sono più diffusi, sono più conosciuti grazie anche all'internet. Una volta c'erano gli stessi problemi, ma non te ne fregava nulla perché non li sapevi. Non certo, fatti. Beh, quella è un'altra cosa, comunque a livello proprio di comunicazione era importante. L'essere coscienti dei nostri problemi, i problemi c'erano ma non lo sapeva la gente. È meraviglioso. Così non li trasmettiamo ai figli e così non stanno male, come purtroppo. No, ma Umberto, non possiamo, parliamo solo dell'Italia, parliamo in generale anche del mondo, cioè. No, ma indubbiamente poi ogni epoca ha avuto le sue, quello c'è poco da dire. Che anche solo la pace, la guerra, eravamo quasi, anzi senza il quasi, eravamo più in pace durante la guerra fredda che adesso. Paradossalmente. Ma poi ripeto, sono talmente tanti fattori, è una cosa talmente personale che è inutile, no, dire. No, sbagliato su Ugo. No, anche in una sauce. Situazione di perfetta, di magari uno, anche in una situazione di perfetto equilibrio non vuole fare il figlio. Ma certo, ma è sacrosanto, cioè, non... è anche una scelta personale che non è dettata per forza dal periodo storico, no. Non gli va, cioè, va bene Lorenzo, così. Come Franci, non vuole partorire, non anche vuole se partorire. Fate figli adesso... Ma ci credo, ti dilanni. Io direi la stessa cosa. Non credo che saranno nuovi sub i figli. No, Lorenzo, non è una cosa già seriamente certo. Appurata. Cioè, piuttosto che fare 67 figli, poi sono tutti in mezzo alla merda, ma anche solo uno e lo lasci in mezzo alla merda, uno cosciente dice, guarda, sì, non lo faccio, sto fermo con le mani, che già faccio fatica io. È una cosa anche, dicevo prima, non bisogna essere egoistici in questo. Per bisogna fare niente, per anche perché un figlio non è un giocattolo. È vero anche quello, diventi. Umberto. Una volta se non lo facevi eri un pezzo di bastardo. Ti devi sposare, fare il figlio, avere il lavoro. No, ma spesse, erano cose stabilite. Volte, come dicevo prima, spesse volte fare i figli era magari l'unica maniera per sistemarti a vita e quindi sì, dovevi farlo necessariamente. Ma voglio, ma ce ne sono tanti. Soprattutto al sud, io mi ricordo i miei zii, le cose. Sì. Diciamo che quello è stato un grosso spartiacque. Diciamo che dalla caduta del muro di Berlino fino al 2001 il mondo era più o meno in pace, cioè, non era mai in pace, ma non c'era quella sensazione di pericolo che c'è adesso. Dal 2001 in poi, sì. Allora, ma tu prendi il tempo che ti serve. Sì, sì, ma mi serve un po' di tempo, ma adesso ce la faccio, Lo so, Salvo, no, ma dicevo, sono i miei zii, io quando capita di sentirli c'è proprio un concetto diverso, c'è le mie cugine che hanno una partorito adesso, c'ha 22 anni. Cioè, è proprio un altro. È rimasta un po'. Però, Marco, tu conta pure che. Gli piace, è una cosa che vogliono fare. Proprio ma aspirano... i zii e cugini sono in una realtà piccola, perché il paese tuo è piccolo, in cui la mentalità si trasmette. Quindi, diciamo che quelle cioè, perché è proprio tradizionale quando fare i figli, segni la figlia al secondo. Cioè, io se vado giù adesso con mia nonna. Vecchie, me lo chiede e non pucciolino, cioè, ma è la prima normale, domanda. Perché eh? Loro sono diventati così, è normalissimo. Perché loro dicono a 30 anni, beh, però bisogna. Io a tua età ne avevo 3, sì, nonna. Io no. Però tu nonna alla mia età eri ferma a casa perché non guadagnava 6 miliardi di euro. C'era mio nonno che faceva il camionista, lei era a casa per dare i figli, però adesso non è così, uno c'ha degli obiettivi, adesso, delle cose di personali. Dio, tutti quanti hanno le proprie ambizioni e non c'hanno voglia di fare i figli e stare a casa. Anzi, è difficilissimo fare manovre col no, ma giù male, ma per quello io non giudico nessuno, perché ognuno ha la sua realtà, i suoi pensieri, la sua sensibilità. Cioè, a me non me ne frega niente di entrare nel. No, fate come vi pare. Io una cosa che dico con coscienza, chiaramente, esatto, l'unica cosa che posso dire. Però... L'unica è il buon senso. Pensare al fatto che stai crescendo un essere umano che avrà dei bisogni che tu devi saper affrontare, devi saper potergli dare qualcosa, se no non serve alla fine dei conti. Nell'undecimo rispetto come paragone, anche noi abbiamo due gatti, hanno le loro esigenze diverse. Già con i gatti tu noti che ti devi prendere degli impegni, del tempo. Già con i gattini, penso a un figlio che sono 10 volte di più. Sì, ma anche quindi perché dici, okay, ci pensi e dici, guarda, io sono a posto così per adesso, voglio fare tante cose, devo fare. Sto dietro già tante cose, tanti hobby, il lavoro. Poi il gatto, che è uno degli animali più indipendenti, tu ci devi stare appresso parecchio. Figurati un bambino che per 10 anni. Poi Franci in futuro vorrà anche il cane, quindi già penso, dico, ok, c'è già anche il cane. Quindi comunque sono tutti i ragionamenti che faccio e dico, ok,
Cioè, ma ragazzi, l'animale penso che sia lì, cioè nel suo... è quel livello là, non è che... Vabbè, il bimbo adesso, vabbè, e il bassottino mi sa che arriverà prima o poi. No, ragazzi, bassotto, il bassottino mi sa che arriverà, però quello anche lì bisogna avere poi tutta una... Sono soldi anche lì, comunque la pappa tutte le volte, le visite. Chiaro, cioè, ma le cure... Se cercate l'animale allergico, tipo la mia. Ecco, c'è Sissi che è diventata allergica negli ultimi anni, che è vecchietta, deve prendergli la pappa che costa tre volte più di quella di Ori. La pappa di Gigi costa altro, una scatoletta, sì, costa un euro. Se gli animali si ammalano, quasi costano più degli umani da curarli. Cioè, la scatoletta per Gigi costa un euro e 70. Fatti il conto. Almeno il bambino a 20 anni, se Dio vuole, se leva dal cazzo. Il cane, no. Ma che 20 anni? Ma 20 anni adesso non manco hai finito la scuola. Noi siamo ancora qui a 20 anni, 30 anni, però non vorrei dire. Però cioè in generale la ripiglia va via, il cane no, no. Il cane sta lì per sempre. In Italia mai, il resto del mondo, sì, il nord Europa a 18 anni già li sbattono fuori di casa. A 20 anni glielo auguro. Vabbè, mio nonno calabrese mi diceva sempre da quando ero piccolo che dovevo fare un figlio maschio per portare avanti il cognome. Sì, fa quella roba lì c'è ancora. Guarda, io come secondo nome Saverio. Ma chi gliel'ha chiesto di farmi Saverio? Saverio, ma dia. No, ma va via. Io ora lo vedo un po' occupato. Sì, sì, ma non ti preoccupare. Chiuso, no, vedi, il cane va via purtroppo, il figlio va via, meno male. Cioè, sono dopo due cose diverse. Poi vabbè, non c'è neanche. Secondo me, nel nord Europa, finita la scuola, già loro sono in nel nord Europa. Come fanno? È impossibile. Loro hanno già la casa, già tutto. Boh, incredibile. Chiaramente, noi ci rapportiamo alla realtà italiana. Dai, via, su. Fatto tanto, c'ho tutto distrutto, ho preso 0 euro. Tu sì, Fede, madonna mia. Altro mi vedo pure con quegli altri bastardi. Chi pezzi sono? Di merda. Feffe, Eggman e i maledetti. Anfavoni. Vabbè. Dai. Oh. Ci vediamo quindi stasera. Stasera preparate il belivo. Il pokerino, eh. Preparate il believing che questa sera serve, va bene? E vediamo, se sono qua piantato col culo. Andate giungo, da Gatto. Gli chiediamo che giochiamo. Gli chiedete, puoi scrivere a Moro quali giochi deve scaricarsi, quindi. Per cortesia anche, Dai. Ciao belli. Ciao belli. Bacione.